Varsania, deve pensare. Ecco, Varsania si pensava che giocava. Senti, ragazzo. Non lo vuoi questo? 1, 2, 3 pro. Non ho capito. Dico, Balzania sembrava che doveva giocare. Allora, io ieri... Serie B con 3.it, il campionato degli italiani. Buonasera, buonasera e buon venerdì, bentrovati con un altro numero di Diretta Stadio. Tra poco meno di mezz'ora il big match dell'Adriatico Cornacchia per la 13ª giornata, che parte con Pescara-Palermo, una gara direi fondamentale per il Pescara, che deve lasciarsi alle spalle le due sconfitte consecutive, deve cercare di fare risultato e anche di convincere possibilmente. Prima di andare avanti, un pensiero che vogliamo rivolgere, che voglio personalmente rivolgere nei confronti di un collega che non c'è più, ovvero Giancarlo Antonelli, già corrispondente per la nostra regione della Gazzetta dello Sport. Un abbraccio a tutta la famiglia, in particolare al figlio Lanfranco, e appunto un ricordo particolare per Giancarlo, con cui anche personalmente ho condiviso alcune trasferte, alcune partite e tanti discorsi. Saluto al mio fianco Matteo Marchegiani. Ciao Matteo. Buonasera Andrea, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, tra poco arriverà un altro ospite che ci terrà compagnia nel corso di questa serata. Ovviamente non mancheranno i collegamenti telefonici con altri colleghi e opinionisti, come da nostra prassi, ma io vado per il collegamento prepartita da Paolo Renzetti, perché ovviamente ci sono le formazioni e chiaramente da lì partiremo con lui. Buonasera Paolo. Buonasera, grazie Andrea. 13ª giornata di andata del campionato di Serie B, 13ª formazione diversa per il Pescara di Zeman, ma prima di entrare nel vivo di questa serata calcistica, permettimi di ricordare Giancarlo Antonelli, un amico anche personale, tra l'altro un nostro telespettatore, dunque ovviamente mi associo alle tue parole, un abbraccio alla famiglia Antonelli. Dicevamo, 13ª giornata di campionato, 13ª formazione diversa per il Pescara, con Zeman che ancora una volta meraviglia un po' tutti con delle scelte che alla vigilia probabilmente alcuni, almeno per alcuni settori del campo, non avevano previsto. Ma andiamo subito a vedere quella che sarà la squadra che affronterà il Palermo, perché una novità c'è, anzi due novità in difesa, perché al centro giocheranno Bovo e Coda, e dunque si ricompone una coppia molto molto esperta di difensori centrali. E poi l'altra ghiotta novità riguarda il settore di destra della difesa, perché non c'è Zampano, c'è Crescenzi, invece confermatissimo sulla sinistra Mazzotta, che è un fedelissimo del tecnico Boemo, perché Mazzotta ha giocato tutte le partite in questa stagione titolare con la maglia del Pescara dall'inizio delle gare appunto del sabato e della domenica. A centrocampo giocano
giocheranno contemporaneamente Palazzi e Carraro assieme a Brugman, con Carraro che sarà il play e Palazzi e Brugman agiranno sulle fasce, e poi in attacco si rivede con i confermati Mancuso e Pettinari, si rivede Capone. Ma andiamo a vedere dunque la formazione del Pescara, 4-3-3 con Fiorillo in porta, Crescenzi, Bovo, Coda e Mazzotta in difesa, Palazzi, Carraro e Brugman agiranno a centrocampo, le tre punte saranno come detto Mancuso, Pettinari e Capone. Si rivede in panchina dunque convocato dopo i fatti di Empoli Mirko Pigliacelli, con lui gli altri compagni che vanno a comporre proprio la panchina del Pescara sono Balzano, Canutè, Ganz, Benali, Zampano, Valzania, Elizalde, Fornasier, Perrotta, Del Sole e Baez. L'allenatore ovviamente è Zeman, che secondo alcuni rischierebbe anche la panchina qualora non dovessero arrivare nelle prossime due gare, ovvero quella di oggi e quella di Bari, risultati positivi. Vedremo cosa accadrà. E il Palermo capolista di questo campionato con 21 punti, tanti assenti, 9 le defezioni in casa rosanero, ma un organico che permette al tecnico tedino di sopperire a queste defezioni. Dunque il Palermo 3-5-1-1 per quanto riguarda il rosanero, con Posavec in porta, Cionek, Struna e Zmiski in difesa, poi Rispoli, Muraschi, Iaialo, Ciocev e Fiordilino a centrocampo. Il trequartista è comunque un attaccante che giocherà un po' più indietro con Nestorowski e Igor Coronado, che molti ricorderanno attaccante del Trapani 3 stagioni fa in quella sfida vincente tra Trapani e Pescara per la vittoria del campionato. Poi la spuntò la formazione di Massimo Oddo. La panchina del Palermo con Maniero, Guddo, Accardi, Trajkovski, Embalo, Gnaure, Lagumina, Monachello, Petterman e Rizzo. Dirigerà l'incontro un esordiente, un arbitro che per la prima stagione dirige in Serie B, il signor Antonio Giua della sezione di Olbia. Gli assistenti sono Luigi Rossi di Rovigo e Edoardo Raspollini di Livorno. Quarto uomo Fabio Natilla della sezione di Molfetta. È piovuto nel pomeriggio, non piove questa sera, non fa freddo, c'è un po' di umidità, non sono previsti tanti spettatori sugli spalti, circa 7.000. Io vorrei subito chiamare a fianco a me il rilassato, il tranquillo e sorridente nostro prima della partita. Prima della partita, speriamo Riccardo anche dopo, Riccardo Clinco, per allora commentare innanzitutto, poi lo faremo anche con Andrea Costantini da studio, queste scelte. Allora in difesa giocano, si era parlato di un possibile esordio di Elizalde, giocano al centro Bovo e Coda, torna Crescenzi al posto di Zampano, centrocampo si cambia ancora e si cambia anche in avanti perché rientra dopo qualche settimana Capone, ma ormai queste variazioni di formazione non sorprendono più, evidentemente. Abbiamo un mister un po' eclettico, un po' ci vuole sorprendere ogni settimana, e ogni settimana ha la capacità di sorprenderci. Beh, il fatto che non sia partito con le giovanotto minorenne al centro della difesa, credo onestamente che non era il caso, visto che incontriamo la squadra più forte del campionato, perché attualmente in testa Palermo, e credo che la coppia Bovo Coda sia sicuramente quella che gli dà maggiori certezze. Partire con il ragazzo era secondo me un azzardo un po' troppo. Il discorso di Crescenzi Zampano, beh, tanto lui prima alternava, adesso ha fatto un po' con Zampano e farà magari un po' con Crescenzi. Ripropone Capone, sono contento, perché Capone è un giovane che mi era piaciuto molto, non aveva giocato, ogni tanto si dimentica di qualche giocatore, però abbiamo tutta la partita. Certo che devo dire è una formazione un po' particolare, speriamo che abbia ragione il maestro. E nulla, partita difficile, il campo sarà un po' umido, bagnato, ha piovuto, adesso no, non piove, però il terreno sarà scivoloso. Palermo fa un gioco a centrocampo 3-5-3-5-1-1, quindi ha un giocatore in più, anzi ha due giocatori in più di noi a centrocampo, quindi il nostro punto debole di solito appunto è il centrocampo che non fa filtro. Speriamo che Zeman sappia porre rimedio a questa situazione, che già da come è disposto in campo la squadra ci mette, credo, già in difficoltà a centrocampo. Andrea, a te. Sì, ripartirei dalle parole pronunciate ieri da Zeman, come sempre controcorrente, ha detto dobbiamo migliorare, però le due gare che abbiamo perso, cioè ad Empoli e contro il Brescia, le abbiamo giocate meglio rispetto a quelle vinte ad esempio con l'Avellino e a Parma. Io ripartirei da qui,
Da queste parole è da che tipo di Pescara dunque attendersi soprattutto nella primissima parte di gara? Allora, diceva Andrea Costantini da studio che ieri Zeman nella conferenza stampa pre-gara che abbiamo anche proposto nei nostri TG aveva detto che il Pescara sconfitto ad Empoli e nell'ultimo turno qui allo stadio Adriatico aveva giocato meglio che nelle gare in cui aveva vinto con l'Avellino e con il Parma. Tu sei d'accordo con questa valutazione? No, assolutamente no. Abbiamo nell'ultima gara con no, non sono d'accordo. Secondo me non abbiamo mai giocato bene, mai, tranne qualche spezzone di partita. Non abbiamo mai giocato con quel gioco offensivo che lui propone. Se giocare, forse abbiamo giocato meno peggio, ecco. Meno peggio già lo posso accettare, meglio è una parola grossa. Siamo ancora alla ricerca di questo gioco che attualmente non c'è. Non sappiamo ancora, non ha ancora definito il mister bene la posizione di Brugman, che è un perno fondamentale di questa squadra. Ancora alterna giocatori, non ha i suoi 11 più i suoi 13-14 compresi i primi 2-3 cambi fissi, continua a proporre formazioni. Onestamente, per quanto riguarda le sue dichiarazioni che abbiamo le ultime due partite è stato meglio, onestamente io direi che per il momento è una linea dritta, non ho visto né picchi tanto in alto né picchi tanto in basso, ho visto una squadra ancora alla ricerca del gioco. Andrea, una considerazione da parte mia, poi ovviamente sì. Faremo rispondere Riccardo e chiederò, ti coinvolgerò anche a te. Prima si diceva, lo dicevo io parlando di questa partita, che qualcuno dice che è a rischio la panchina di Zeman. Correggimi se sbaglio, il titolo di oggi della Gazzetta dello Sport parla di uno Zeman a rischio in caso di risultato negativo. Chiedo a te e poi chiedo a Riccardo se è veramente così. Beh, io penso che se il Pescara dovesse perdere male come punteggio e come prestazione, sicuramente la dirigenza, quindi il presidente Sebastiani e i direttori Leone e Pavone dovranno fare un'ulteriore analisi e poi ponderare la scelta e vedere se è il caso di andare avanti con Zeman. Non vorrei precorrere i tempi, ma direi che Zeman rischia solo in caso di sconfitta con pessima prestazione. Vediamo come va questa partita. Se però la prestazione dovesse esserci anche di fronte ad un risultato non ottimale, anche di fronte a un pareggio o una sconfitta, magari no. Però una sconfitta con brutta prestazione, in quel caso sì. Ecco, ripetere la gara contro il Brescia, perdere in quel modo, ad esempio 0-3 senza reagire, perché poi è stato questo nel secondo tempo, dopo la doppia occasione di Mancuso al primo minuto della ripresa, il Pescara non ha fatto più nulla, non ha più lottato. Ecco, una prestazione del genere potrebbe far sì che ci siano delle riflessioni nei confronti del Boemo, solo in questa occasione. A te Paolo. Ovviamente noi ci auguriamo che tutto questo non accada e soprattutto che il Pescara questa sera possa tornare dopo queste ultime battute d'arresto alla conquista dei tre punti. Al di là del risultato di quello che accadrà questa sera con il Palermo, secondo te è un po' in generale, c'è un po' di scetticismo, c'è un po' di sulla panchina, sulla posizione di Zeman sulla panchina del Pescara, secondo te qualcuno ha iniziato a rumoreggiare? Guarda, io credo che nella squadra, nella società voglia mandare via Zeman. Io credo che se va avanti così si voglia mandare via da solo. Io credo, sono convinto di questo, che nessuno lo vuole mandare via. Secondo me se va avanti così, a comportarsi in questo modo, soprattutto con la squadra e con questi cambi, si vuole mandare via da solo. Questo è il mio pensiero. È un pensiero un po' forte, ma faccio solamente una piccola considerazione. Perdi 2-0 in casa, hai Ganz in panchina, dagli una possibilità, dagli una chance. E le scuse che lui dice, ma la squadra non è pronta per sostenere Ganz, perdonami, è una di quelle scuse che inizio ad elencare come ok, voglio andare via. Perché, ripeto, sono convintissimo che nella società, nella squadra lo voglia mandare via, ma se va avanti così vuole mandarsi via da solo.
E noi ovviamente ci auguriamo che Pescara vinca, che tutti tornano tranquilli e sereni, però è chiaro che io mi rifacevo al noi titolo. Noi vogliamo solo il bene del Pescara, se diciamo queste cose è perché noi vogliamo vedere. Era una domanda, visto il titolo di questa mattina di un quotidiano sportivo, tutto qui. Allora Andrea, ci siamo forse dilungati anche troppo, perché sono le 20:15, non so se vogliamo fare qualche altra analisi oppure possiamo restituire la linea. Ci siamo, va bene così. Paolo, vi do modo di salire in tribuna stampa, poi ci risentiamo per l'inizio della partita, ok? Perfetto, linea a voi, perfetto. Grazie a Paolo Renzetti, intanto è venuto a trovarci, lo ringrazio, anche Paolo Sinibaldi. Ciao Paolo. Grazie Andrea e buon lavoro a tutti voi e noi. Benissimo, io direi intanto di andare a vedere la schermata di questa tredicesima giornata di campionato. Vediamo con l'ausilio appunto di Maurizio da qui dalla regia. Si parte questa sera con la gara tra Pescara e Palermo. I posticipi vi dico subito che saranno Empoli Spezia domenica alle 17:30 e poi Perugia Avellino lunedì alle 20:30. Le altre gare si giocheranno di sabato alle ore 15. Carpi-Ascoli, Cittadella Ternana, Foggia-Cremonese, Frosinone-Parma, Novara-Provercelli, il derby del riso, del risotto come lo hanno ribattezzato, Salernitana-Bari e Virtus-Entella-Cesena. Vi dico anche che si gioca tra poco alle 20:30 contemporaneamente a Pescara-Palermo anche una gara del girone B di Serie C, lo stesso raggruppamento del Teramo. La partita in questione è Reggiana-Fano. Torno in studio perché ci sono tanti temi da sviscerare come sempre in questo prepartita. Voglio sentire insomma anche Matteo cosa ne pensa di questi argomenti che abbiamo toccato. Allora, intanto Zeman rischia e poi su queste scelte di formazione, che cosa ti senti di dire? Partiamo da Zeman. No, per quanto riguarda Zeman credo che sia improponibile dire che rischia la panchina. Un motivo tra tutti è che comunque il Pescara ci ha investito in questo allenatore su un contratto ancora per un altro anno, quindi mandarlo via vuol dire avere questo allenatore sulla busta paga senza poterlo utilizzare. Poi è stato fatto un progetto con Zeman allenatore, quindi dopo la tredicesima partita mandarla a casa mi sembra quanto esagerato. La storia ci ha insegnato che comunque la società, prima di mandare a casa un allenatore, ci ha riflettuto più di una volta. Ricordiamo ad esempio il caso a tutti noto di Oddo, che i problemi oramai erano diventati cronici e Oddo rimaneva in panchina fino a quando poi non è stato sollevato dall'incarico. Quindi credo che per il momento Zeman sia l'allenatore del Pescara e rimanga ancora a lungo. Quello che poi ovviamente mi dà da pensare sono queste scelte che vediamo continuamente di giocatori che compaiono e scompaiono. Ad esempio oggi c'è il caso, c'è Crescenzi in squadra al posto di Zampano, ma io mi domando e dico che fine abbia fatto Balzano, perché lui lo vede come terzino destro. Lui nasce come terzino destro, però nell'anno di Zeman giocava a sinistra, quindi non si è capito bene questa situazione. Si è capito è che Mazzotta per Zeman è un titolare praticamente inamovibile. Se poi lui dovesse essere squalificato o indisponibile, è chiaro che può scegliere tra Balzano e Crescenzi da adattare. Però a Balzano, sinistra. Balzano, quell'unica partita che l'abbiamo visto, comunque ha giocato bene e credo meriti una maglia titolare. Poi non so le sue condizioni fisiche, però vedendolo. L'osservazione è assolutamente pertinente, tant'è che noi più volte abbiamo avanzato questo dubbio, no? Ma come mai, comunque questa domanda, Balzano, che passa per essere un tra virgolette fedelissimo di Zeman, poi magari non è il termine più corretto, ma sicuramente è un giocatore che ha esploso con Zeman. Pescara e a Cagliari e non ci si spiega come mai finora abbia giocato una volta sola, peraltro in condizioni di necessità, perché mancavano Zampano e Crescenzi a Carpi. Peraltro a Carpi ha giocato la coppia Coda-Bovo, che sono stati titolari
in due partite, le due trasferte, Cremona e Carpi, 0 gol subiti in queste due gare, un pareggio e una vittoria. Hanno giocato quasi l'intera partita anche con Lentella, allora si fece male per Rotta, entrò Bovo, Pescara andò in vantaggio 2-0 e poi fu rimontato. Matteo. No, che poi quando giocò Balzano, per tornare appunto su questo ragazzo, lui rilasciò delle interviste, dopo post partita rilasciò un'intervista molto interessante, cioè diceva: noi alla fine avevamo capito che non ce la facevamo più andare in avanti, quindi ci alternavamo a scendere nelle fasce, avevamo avuto un atteggiamento molto più difensivo, forse questo un po' a Zeman non è piaciuto, però questo atteggiamento difensivo ci ha portato a vincere quelle partite che per noi sembravano proibitive, Carpi e Parma, che sì, sulla carta sembravano a svantaggio del Pescara, invece un Pescara comunque è riuscito a tenere, certo non ha fatto quel gioco di Zeman, però è riuscito a tenere botta fino a quando poi riusciva a uscire dalla propria area di rigore con quelle sue giocate, triangolazione, a portarsi davanti all'area di rigore e riportare a casa il risultato. Quelle invece partite dove ha cercato di impostare il gioco, ha cercato di dare una certa impronta zemaniana, Empoli e Brescia, ecco che lì è stata fatta la frittata. Mo io adesso non voglio parlare di Empoli come una brutta partita, perché comunque l'Empoli ha dimostrato di essere sicuramente superiore del Pescara a livello tattico e a livello tecnico, quindi sicuramente merito dell'avversario, però contro il Brescia mi è sembrato un gioco molto sterile, prevedibile, contro un avversario che fondamentalmente sembrava non pungere più di tanto, invece vai a vedere al 90esimo, ti ritrovi un 3-0, una partita brutta che non ha dato sull'ispirazione. Zeman ieri ha detto, però nel secondo tempo abbiamo avuto, dati alla mano, statistiche alla mano, 6-7 palle gol. Noi poi a memoria abbiamo contato le due occasioni di Mancuso sullo 0-1 nei primi 90 secondi di ripresa e poi la chance per Pettinari, ma si era sullo 0-3 a pochi minuti dalla fine. Quindi io poi non so lui statisticamente dove prendere questi dati, però se parliamo non di mero tiro in porta ma di occasione da gol, l'occasione da gol è quella avuta è la doppia avuta da Mancuso all'inizio del secondo tempo e quella di Pettinari sullo 0-3. Ma guarda, questo fa parte adesso del calcio moderno dove ci sono programmi che ti contano i passaggi giusti, i passaggi sbagliati, le occasioni da gol, sì, i chilometri percorsi di un giocatore. Ovviamente sono freddi numeri perché poi li devi riapportare sempre ad un calcio che è sicuramente diverso da quello dei numeri. Quindi la stessa cosa lo disse per Brugman, quando noi avevamo visto una partita di Brugman come centrale centrocampo e ci era piaciuta, lui ha detto ha sbagliato 100 passaggi su 102. Così mi dicono le statistiche, queste statistiche bisogna vedere cosa prendere in considerazione. Qual è. Io mi ricordo di una bella partita di Brugman, difatti ero contento di rivedere questo giocatore in mezzo alle due mezzali. Lui dice che il contrario, mi dà da pensare, ma questo cambio di formazione continuo dimostra poi che comunque la squadra... La dialettica di Zeman, ecco, ieri a un certo punto in conferenza ha detto: voi mi chiedete da un lato di dare continuità perché schiero sempre formazioni diverse, poi mi chiedete perché non gioca Ganz, ma quindi cosa volete? La realtà è che quello che provo a interpretare un po' quello che pensa il pubblico, ma forse anche una parte dei colleghi, si vorrebbe vedere una squadra definita, questo sì, una squadra definita come 11 base, con all'interno delle opportunità per colui che è stato il giocatore più pagato quest'estate, il giocatore intorno al quale doveva ruotare l'attacco del Pescara. È così. Finora non è, tant'è che Ganz è confinato a 4 spezzoni di partita e non vedi il campo da un po'. Coinvolgo Paolo Sinibaldi. Paolo, anche per te, intanto una opinione sulla situazione di Zeman, cioè rischia davvero grosso come ha scritto oggi la Gazzetta, e poi scendendo un po' più nel particolare della formazione, tra gli spunti, la conferma, in questo caso sì che c'è continuità, almeno in questo caso, la conferma di Carraro come metodista. Ecco, questi due aspetti come li valuti? Zeman rischia tanto, ovviamente, perché nel calcio contano i risultati, conta quello che si sta facendo vedere, e purtroppo qualcosa non funziona. Rischia
anche a causa di un calendario che adesso diventa un po' particolare, perché il Palermo è un avversario difficilissimo, il Bari sarà un avversario altrettanto difficile, è non diciamo che un momento decisivo della stagione, ma un momento, topico. Sentivo prima quello che stava dicendo Riccardo Klinko, sembra quasi che Zeman voglia farsi esonerare. Non dice una sciocchezza in realtà, perché in ballo ci sono tantissimi soldi. C'è un contratto importante per la Serie B, c'è una situazione anche personale di Zeman che non è più ottimale, e io anche per questo motivo faccio doppiamente il tifo per Zeman, perché resta un'icona del mondo dello sport, quindi sono molto vicino alla sua situazione. Però noi dobbiamo provare a commentare, almeno io, insomma, che di mestiere faccio il giornalista, devo cercare di essere obiettivo, e obiettivamente, pur facendo il tifo per Zeman da un punto di vista umano, filosofico, personale, non è il Pescara che mi aspettavo. Ci sono tanti equivoci tattici, c'è una situazione che vede alcuni giocatori importantissimi. Hai detto, io l'11 mio base nella testa ce l'ho, ma poi non è una cosa un po' diversa, perché gli equivoci tattici sono tanti. C'è Brugman, c'è Benali, c'è Zampano, c'è Balzano, c'è Coda, c'è Bovo, oggi vediamo Coda e Bovo insieme, c'è Ganz. Gli equivoci tattici sono enormi, tanti, rumorosi per certi versi, rumorosi in modo silenzioso ancora in questo momento. L'avete detto anche voi. Io credo che, insomma, Montella, ho sentito ieri che diceva: sto assistendo al mio funerale da vivo, perché tutti quanti aspettano prima o poi l'esonero di Montella. Adesso c'è la partita col Sassuolo di domenica sera del Milan, e se il Milan non vince Montella va fuori. Beh, una situazione in piccolo così è anche quella che sta succedendo a Pescara, perché, diciamo la verità, maledetto tu prima, se galleggia ancora il Pescara tra oggi col Palermo e poi contro il Bari, e allora si va avanti. Ma se dovesse esserci un qualcosa che all'interno della squadra si è rotto, e lo vedremo già stasera, beh, io credo che qualcosa potrebbe succedere, e mi auguro di no, ovviamente. Beh, insomma, considerazioni importanti da parte di Paolo, anche perché sono ponderate con la tua moderazione, che insomma ti è proverbiale, però... Sì, ma ci ho voluto mettere anche l'aspetto personale di Zeman, certo, che non vive la pagina migliore della sua vita, perché attenzione, noi li vediamo sul campo, li vediamo che sono degli eroi, che sono dei miti, ma sono delle persone fatte in carne ed ossa, che la mattina probabilmente vanno a fare anche la spesa al supermercato, e che possono avere anche problemi nella vita reale. Sì, allora. Questi poi si vanno a riverberare purtroppo sul campo. Qui non lasciamoci sfuggire Oddo, ce ne pentiremo, non sembra, non abbiamo futuro, siamo al calcio di 20 anni fa. Però, caro amico da casa, Zeman è studiato tuttora nei corsi di abilitazione professionale. Posso dire una sciocchezza? Chi vuole diventare allenatore studia anche Zeman. Questa è una sciocchezza, tuttora. Poi vi lascio assolutamente spazio, sì. Perché stavo sentendo una conferenza stampa di Sarri qualche giorno fa, prima della partita col Manchester City. Parlava di moduli. Allora, più o meno i moduli ormai gli allenatori tutti quanti li conoscono e si conoscono a vicenda. Tedino conosce alla perfezione Zeman, e Zeman conosce alla perfezione Tedino. Certo. Tutti quanti conoscono tutti e tutto. Quindi il 4-3-3 di Zeman va bene, può anche essere che sia un calcio di 20 anni fa, può anche essere. Ma, come diceva Sarri, poi, anche se tu lo conosci, c'è la bravura dei giocatori in campo e la velocità di esecuzione che ti rendono impossibile annientare quel tipo di calcio. Il problema non è che il Pescara fa un calcio vecchio di 20 anni, il problema è che oggi i giocatori della squadra attuale del Pescara di Zeman non eseguono quegli schemi con la velocità che vuole Zeman, e probabilmente per gran parte non sono i giocatori che lui voleva o avrebbe voluto. E se non hai
poi quella propensione a giocare quel tipo di calcio, fai fatica ad assimilare. Probabilmente chi interpreta meglio questo tipo di calcio è più il giovane di 20 anni, di 19 anni, che è un giocatore maggiormente malleabile. Il giocatore tipo Ben Ali, un nome che scelgo non a caso, che ormai è un giocatore piuttosto fatto, nel senso che ha diverse partite alle sue spalle, ha ormai intrapreso la sua strada, è difficile che si possa adeguare a dei concetti di gioco molto diversi in un ruolo per lui totalmente inesplorato fino a qualche mese fa. E quindi poi si creano delle complicazioni. Magari il Capone o il destro di turno riescono meglio a interpretare il calcio di Zeman, certo poi non hanno esperienza, magari devono crescere in personalità, però chi la personalità ce l'ha come Ben Ali magari fa fatica a interpretare il gioco di Zeman. Comunque, tra poco inizierà questo big match, quindi prima di riascoltare Matteo andiamo un paio di minuti da Paolo Renzetti per l'inizio della partita e poi proseguiamo con le altre considerazioni, poi vedremo anche quelli che saranno i temi che ci regalerà questa partita, perché poi se dovesse finire 3-0 per il Pescara con grande prestazione, una buona parte di queste critiche saranno spazzate via. Paolo Renzetti. Sì, grazie Andrea, buonasera di nuovo dallo stadio Adriatico. Ci sarà ancora da attendere qualche attimo prima dell'inizio di questa partita, con le squadre comunque già schierate sul terreno di gioco, maglie tradizionali per Pescara e Palermo, bianca-azzurra per la formazione adriatica, rosa-nero per quella allenata da Tedino, che lo scorso anno tutti ricorderanno, soprattutto i nostri telespettatori, alla guida del Pordenone, mancare nella finalissima playoff con il Parma, la promozione in Serie B. Pescara che attaccherà dalla sinistra alla destra e dunque della nostra postazione, dunque sotto il settore di curva sud, tutto pronto per l'avvio, il fischio d'inizio di questa gara affidata ad un arbitro, lo dicevamo, esordiente in questa stagione, uno dei più promettenti per quanto riguarda il panorama arbitrale italiano, Antonio Giua della sezione di Olbia, che tra qualche istante fischierà l'avvio di questa partita. Sarà il Palermo a toccare il primo pallone, sulla sfera c'è già Ilia Nestoroschi pronto a dare indietro la sfera per i suoi compagni, ma bisogna attendere ancora qualche istante. Minimo storico di presenze questa sera allo stadio Adriatico, gara iniziata intanto in questo istante, non più di 6.000 gli spettatori presenti, probabilmente anche qualcuno in meno in curva sud, ci sono una trentina di tifosi siciliani. Dunque possiamo entrare in cronaca diretta per seguire questa prima azione della formazione in maglia rosa-nero, il Palermo che si schiera con il 3-5-1-1, si porta in avanti con Struna, il lancio errato per un compagno, Pescara che ha riconquistato per un attimo il pallone subito perso da Mancuso, il Palermo che invece tenta di riportarsi in avanti. La formazione allenata da Tedino, c'è un fallo commesso ai danni di Ciocev, il fischio dell'arbitro sardo a comandare il calcio di punizione in favore della squadra allenata da Bruno Tedino, classe 64, trevigiano di nascita e come dicevamo lo scorso anno alla guida della formazione friulana, ad un passo dalla promozione storica, e sarebbe stata storica per la squadra del Pordenone in Serie B. Battuto intanto il calcio di punizione dalla squadra ospite, pallone all'indietro, siamo nella metà campo del Palermo e Smischi che cambia gioco dalla parte opposta per Cionek, dicevamo 3-5-1-1 lo schieramento del Palermo, 4-3 per il Pescara. Quando abbiamo già toccato il secondo minuto sul nostro cronometro, 1-23 di gioco, ovviamente 0-0 tra Pescara e Palermo, dicevamo il Palermo, Andrea, nel corso del precedente collegamento, primo in classifica con 21 punti, squadra abruzzese che invece è distanziata di 5 lunghezze in classifica, ferma a quota 16 dopo le due ultime battute d'arresto. Dunque Pescara chiamato al riscatto, forse nella serata più difficile contro la formazione sulla carta più forte del campionato assieme al Frosinone. Stiamo per toccare il terzo minuto di gioco allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il parziale ovviamente quello di inizio partita, Pescara 0 Palermo 0, linea che può tornare allo studio. Ok, Matteo, possiamo anche riprendere il discorso da dove lo avevamo interrotto anche con Paolo, non so se vuoi entrare anche nello specifico di
alcune scelte, ad esempio la conferma di Carraro in mediana. Oggi un po' tutti si aspettavano che Brugman tornasse in regia, invece in regia è stato confermato Carraro, quindi Brugman mezzala, e poi c'è il ritorno di Capone al posto di Ben Ali. Ah, sai, ci sono queste due novità che portano sicuramente Palazzi e Carraro come due giocatori, uno come il primo come mezzala Palazzi e l'altro Carraro come regia di centrocampo, come due giocatori comunque molto fragili come giocatori, fragili nel senso che fisicamente non sono possenti, non tengono la posizione e molto spesso possono essere sovravanzati dai giocatori del Palermo, perché da queste prime immagini vediamo già la differenza fisica tra questi ragazzi. Quindi abbiamo questo con l'aggiunta di Brugman, che comunque non è un difensore che riesce a fare filtro a centrocampo, quindi abbiamo questo centrocampo secondo me molto leggero questa sera, perché quantomeno sia come stiamo parlando prima. Beh, Carraro è un giocatore comunque di struttura, poi magari sarà un po' timido nel comportamento in campo, lo è anche sì, proprio caratterialmente di suo, un giocatore anche da sì, farsi. Però Palazzi e Brugman non sono quei giocatori fisici che comunque avevi bisogno per tenere un centrocampo a tre. Il Palermo in questo momento sta giocando con 5 difensori e con 5 centrocampisti a centrocampo, con addirittura prima stavo vedendo un'azione dove faceva un pressing a 3 sul portatore di palla, credo che era Brugman. Quindi capiamo la differenza, dove il punto nevralgico di una squadra di calcio è sicuramente differente tra il Pescara e il Palermo. Questo non vuol dire che ovviamente ci schiacceranno come gioco, però avrei optato per altri giocatori, magari giocatori un po' più fisici. Avevamo Diakité, che comunque ha avuto questi suoi problemi. Koulibaly forse volevi? No, l'altro ragazzo. Camuté. Camuté, scusami, mi confondo sempre. Camuté come giocatore di struttura, che comunque non mi è dispiaciuto parecchio quando ha giocato. Ha sbagliato pure lui, è un ragazzo che comunque viene dalla primavera, però quantomeno ti riesce a fare quel filtro nei confronti di una difesa molto spesso squilibrata. Quindi tu avresti visto meglio Canutè. Esatto. Però è anche vero che Canutè l'ultima volta che ha giocato contro l'Avellino non è piaciuto e stava attraversando un periodo non ottimale. Sono sì, scelte. È... Ecco, ieri Zeman ha detto: io ho il mio 11 in mente, però poi ci sono... uno, le condizioni fisiche da valutare, due, la capacità di apprendimento dei giocatori rispetto a quello che voglio, quindi evidentemente lui per caratteristiche metterebbe quell'11, però poi se questi giocatori che hanno certe caratteristiche non apprendono fino in fondo il suo credo e magari vanno incontro anche a dei problemi di natura fisica, allora lì possono... Ma lui ce l'ha questo 11, cioè lui ha sempre giocato con 11 giocatori più 4-5 riserve, poi gli altri li ha sempre messi da parte, però bisogna trovare anche una certa quadratura del cerchio, perché se questa squadra comunque non riesce a fare quello che lui vuole, cioè che lui crede che quello lui vuole, comunque quello che abbiamo visto a Parma e a Carpi ci ha dato la possibilità di riportare a casa il risultato. È vero che non dobbiamo fare non puntiamo ai vertici della classifica, però quantomeno non fare quelle figure pessime come abbiamo fatto con Empoli e con il Brescia. Paolo, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? No, io non sono ottimista, perché vedo che in studio siete ottimisti. No, io non sono ottimista. Non so poi se questo capisco... messaggio era ironico o no. No, non lo so, non lo so. Io cerco di giudicare quello che vedo, quello che ho visto nelle ultime due partite, per esempio, ho visto qualcosa di brutto. Ho visto qualcosa di brutto, anche se Zeman in conferenza stampa ieri, sì, insomma, secondo me ha voluto un po' rimescolare le carte come fa lui abitualmente, perché sa giocare con le parole, sì, forse sì, sì, ha capito che in questo momento
doveva dire questo per ridare un po' di morale a una squadra che mi sembra giù anche sotto quel punto di vista. Però non c'è da essere né ottimisti né pessimisti. Per aver visto e commentato anche qui le ultime partite, non sono ottimista. Sono ottimista semplicemente perché con un organico così si può davvero pensare di poter fare qualcosa in più. Sulle scelte tattiche posso essere d'accordo ovviamente con quello che ho sentito prima, perché il Palermo è una squadra di struttura, è una squadra di giocatori, insomma, basta guardare le immagini, parliamo di giocatori fisicamente superiori ai nostri, specialmente in un centrocampo. Il centrocampo è ironico, vabbè, ok, ciao. A posto. No, perché non sembrava che magari non ce l'avamo capito. Il centrocampo più fisico che può mettere il Pescara, se volessimo fare un gioco anche sulla struttura fisica, è Koulibaly mezzo destro, Valzania mezzo sinistro e uno tra Canute e Carraro in mezzo, se vogliamo stare ai centimetri e ai chilogrammi. Poi chiaramente poi decide Zeman, perché Zeman vede quello che succede in settimana, vede che ci sono dei giocatori che probabilmente per noi dovrebbero giocare, come sarebbe anche logico, no? Perché il Palermo gioca con un centrocampo folto a 5, con giocatori tutti quanti impostati fisicamente, tu ti aspetti che magari ci sia un centrocampo più robusto del Pescara, e invece no. Ma perché? Non credo che Zeman sia del tutto autolesionista, anche se in effetti forse è un po' stanco, diciamo così, e quindi insomma quello che diceva Klinko prima. Ma perché sono giocatori probabilmente che non riescono, per qualche motivo che noi non sappiamo, ad apprendere quello che Zeman vuole. Ma la cosa che mi stupisce è che anche atleticamente, in genere le squadre di Zeman, anche quando c'erano giocatori che forse non recepivano il verbo del boemo, erano squadre che correvano, che avevano velocità di esecuzione. Questa, almeno finora, magari veniamo tutti quanti smentiti questa sera, finora non c'è stato. Peraltro, per completare il discorso, Koulibaly è assente perché ha dei problemi al ginocchio, quindi non è neanche convocato. Sta giocando. Il Pescara in vantaggio, Capone, il gol della formazione biancazzurra nella più classica azione di contropiede. C'è stato questo lancio per l'ex giocatore dell'Atalanta che si è presentato tutto solo davanti al portiere Posavec e dal limite dell'area di rigore, forse appena dentro, con un tiro non violento ma molto angolato, ha messo il pallone in rete alle spalle di Posavec. Quando siamo giunti all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, è cambiato il punteggio allo stadio Adriatico, Pescara 1 Palermo 0, il gol di Capone, quarta rete stagionale per l'ex giocatore dell'Atalanta, vivaio della primavera dell'Atalanta, e dunque partita che si mette almeno per questi primi 10 minuti in discesa per il Pescara, che alla prima occasione è riuscito a trovare il vantaggio con Capone. Scocca ora l'undicesimo allo stadio Adriatico, Giovanni Cornacchia, Pescara 1 Palermo 0, a voi la linea. È bastato un lancio dalla difesa per fare fuori quella del Palermo, che qui ha letteralmente dormito. Ecco, se il Pescara avesse preso un gol del genere avremmo stracriticato la difesa del Pescara, giustamente, perché è una dormita colossale. E lenta la difesa, molto lenta, ma poi bucata proprio in quella zona del campo, una voragine nella zona proprio dove gioca Capone, quindi fronte destro del Palermo, fronte sinistro d'attacco del Pescara. Un lancio dalle retrovie, se non ho visto male, addirittura di coda, questa sventagliata, la palla è arrivata a Capone, servito sulla corsa, dimenticato dalla difesa del Palermo. Capone freddo, anche un po' fortunato perché Posavec aveva sfiorato il pallone, ma la palla si è comunque insaccata. Dunque vantaggio, poi è bello, noi stavamo parlando delle problematiche che ha il Pescara, di equivoci tattici, di momento sicuramente non felice per Zeman e i biancazzurri, e poi arriva questo gol quasi a scompaginare quello che erano un po' anche i nostri discorsi. Ma questo è anche il bello del calcio e anche di trasmissioni come questa, dove cerchiamo di analizzare il momento stando anche ai fatti che mano a mano arrivano dalla partita.
Allora, questo vantaggio di Capone, questa azione, come la commenti? Ma guarda, io Matteo, se non sbaglio, Coda ha fatto il lancio. O... Mi è sembrato Coda, ho visto un biondo quindi, fare il lancio, quindi il biondo della difesa. Lo rivedremo. E questo è quello... E uno... anche Crescenzi, ma il lancio veniva dalla zona centrale del campo. Dalla parte centrale del campo. E vabbè, comunque lo rivedremo. E questa è una di quelle ambiguità della difesa centrale del Pescara. Oggi abbiamo due giocatori comunque di una certa età che comunque hanno la loro esperienza. Molto spesso sono stati alternati, è vero che hanno avuto problemi fisici, però credo che una squadra di Serie B avere due ragazzi come Coda e Bovo farebbe gola a qualsiasi altra avversario. Quindi per questo pure le sue scelte magari per Rotta, che è vero che ha giocato bene in passato, però hai questi due giocatori sicuramente molto di spessore. Difatti il lancio poi è partito dalla retroguardia. È stata una dormita colossale da parte della difesa del Palermo, però è anche vero che il Palermo era completamente sbilanciato in avanti e hanno lasciato l'unico giocatore del Pescara libero. Confermiamo l'assist di Coda. Di Coda, ok, perfetto. E quindi hanno avuto la possibilità di trovarsi davanti al portiere e metterla dentro. Fondamentalmente non mi dispiace un'azione del genere, perché al posto di fare un'azione manovrata con le triangolazioni di Zeman ti ritrovi già ai primi minuti di gioco a essere in vantaggio, cosa che cambia drasticamente gli equilibri del campo, perché comunque adesso il Palermo, se vuole riportare in equilibrio la partita, comunque deve sbilanciare, e sbilanciarsi con una squadra come quella di Zeman vuol dire quasi suicidarsi in campo. Quindi adesso sicuramente diventa divertente la squadra, l'importante è che quegli errori difensivi che abbiamo visto in passato non vengono fatti, ma avere in campo, ti ripeto, questi due ragazzi come Coda e Bovo penso sia difficile riproporre quegli errori. Peraltro non perché ci piaccia guardare il pelo nell'uovo, ma siccome questo è uno degli argomenti principali di cui si parla da un mese e mezzo, due mesi, l'inizio del Pescara non è stato un inizio pimpante, non è stato un inizio tambureggiante, non abbiamo visto quello che vuole Zeman, però il Pescara è in vantaggio ed è in vantaggio con un'azione molto, molto semplice. Attenzione, sì. C'è il pareggio del Palermo. Quando siamo giunti al minuto numero 15 del primo tempo c'è stata questa azione un po' a sorpresa della formazione in maglia rossa-nero, c'è stato un rimpallo che ha favorito il Palermo, è stato probabilmente Ciocev a mettere la sfera alle spalle del portiere Fiorillo. Dicevo, c'era stato un rimpallo che aveva favorito il controllo di palla da parte della formazione rossa-nero, il pallone è terminato in area di rigore al giocatore del Palermo con la maglia numero 18, che in pratica a porta quasi completamente vuota non ha avuto problemi a mettere il pallone alle spalle dell'estremo Vincenzo Fiorillo. Dunque tutto da rifare per il Pescara. È durato 5 minuti il vantaggio degli adriatici, al decimo il gol di Capone, al quindicesimo, ora siamo al sedicesimo, il pareggio per la formazione palermitana. Di Ciocerba, voi la linea. Ecco, già sullo 0-0 al secondo o terzo minuto uno sfondamento di Rispoli fatto proprio nello stesso modo, la stessa modalità che ha portato ora al pareggio di Ciocev, aveva messo in difficoltà la difesa del Pescara. C'era stato il salvataggio di Bovo sul cross di Rispoli. Stavolta Rispoli, con questo taglio in area di rigore, ha superato agevolmente Mazzotta e ha messo questo pallone dalla parte opposta, dove è arrivato Ciocev che ha segnato, anche un po' fortunato perché il tiro è stato sporco e la palla ha scavalcato in qualche modo Fiorillo. Però stavo dicendo, proprio nel corso dell'azione del gol del pareggio, l'avevo preceduta di qualche secondo, il Pescara comunque non era partito come Zeman avrebbe voluto, non è partito a sprombattuto, non ha creato niente di particolare, si è ritrovato in vantaggio su una situazione piuttosto estemporanea. Paolo, noi non dobbiamo farci condizionare dal singolo episodio.
quando il Pescara ha ottenuto qualche vittoria, e l'ha ottenuta in maniera, sono sempre tre punti, attenzione, ci riprendiamo e siamo contenti, però con un po' di episodi a favore, bisogna essere onesti e dirlo, che questa squadra vince ma ha decisi e evidenti problemi, perché raccoglie anche laddove non deve raccogliere. Se il Pescara passa in vantaggio con il Palermo, va benissimo, il gol ce lo prendiamo e siamo felici. Ma questo non vuol dire che in un quarto d'ora si sono risolti i problemi di mezza stagione, voglio dire. La partita è lunga, è fatta di continui capovolgimenti di fronte. Adesso magari il Pescara attacca mentre parliamo e fa un altro gol, poi magari lo subisce. Quella tua notazione è giustissima, perché il gol del Palermo non è arrivato in modo casuale. Da quella parte, dalla parte dove difende Mazzotta, il Palermo più volte ha cercato di sfondare. Sì. Prova, riprova e riprova, e al terzo tentativo ecco che ti esce il gol. Fortunoso, non fortunoso, io non credo. Credo che sia stata una buona azione e che Čočev l'abbia messa dentro. Esattamente come prima c'è stato un errore del Palermo in fase difensiva. Il Pescara deve dimostrare, al di là del singolo episodio del gol più o meno bello su un'azione, in questo caso era più un errore difensivo del Palermo, che ha capito i dettami del gioco di Zeman. Finora sono trascorsi 18 minuti, io ho visto un buon Pescara, ma non un Pescara eccezionale. Ho visto un Pescara che comunque se la sta giocando col Palermo, senza far vedere quello che tutti quanti i tifosi del Pescara si aspettano. Marchegiani, non hai finito di dire adesso in contropiede, no? Non dimentica che col Frosinone vincevamo 3-0. Sì, no, vabbè, là ci sono stati quegli errori madornali, che col Frosinone è stata anche una casualità di trovarci 3-0, perché poi non gli hanno dato un rigore valido al Frosinone, ci sono stati alcuni fatti a favore del Pescara. Come dicevamo prima, non abbiamo fatto in tempo a dire comunque che il Pescara non, con una difesa con Bove e Coda era comunque difficilmente penetrabile. Abbiamo visto lo sbaglio, secondo me più che altro, di Crescenzi, che è andato a marcare il giocatore a 2-3 metri di distanza, e quello si è trovato da solo quasi a porta vuota. Purtroppo questi errori in questa categoria si pagano, e non credo che, secondo me l'unica cosa che si può fare, dato che questi ragazzi comunque assimilano difficilmente quello che dice Zeman, è quello di cercare di non tenere il risultato, cioè tenere comunque l'avversario lontano dall'area di rigore e poi partire in contropiede. E difatti col contropiede poi noi siamo riusciti a vincere anche la partita con l'Avellino, è stata una partita che comunque all'ultimo minuto siamo riusciti a vincere. Col Palermo si stava mettendo bene, poi loro hanno rimesso subito le cose in chiaro. Però la situazione è sicuramente, ecco, l'errore di Fiorillo che magari no, non ha subito carica. Secondo me ci sono diversi problemi. Zeman li conosce e sta cercando di porre rimedio. Però tornando al discorso di prima, il centrocampo è molto molto leggero e vedi che loro sono sempre in vantaggio rispetto a noi. Certo che se tu non riesci a tenere il possesso del pallone, ma più che altro con le triangolazioni, non riesci, comunque cominci a avere, fai quegli errori in difesa che sono classici del Pescara, che oramai ce li portiamo da diversi anni. Compi degli errori, cioè non riesci poi ad arrivare alla tre quarti avversari, è normale che poi l'avversario il gol te lo fa. Andiamo da Paolo Renzetti. Paolo, due minuti. Sì, 22esimo nel corso del primo tempo, il parziale Pescara 1 Palermo 1. Ricordiamo il vantaggio degli abruzzesi al 10° minuto con Capone, al quarto d'ora il pareggio della formazione ospite con Čočev. Ora il gioco è fermo perché c'è un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Zeman, che è stato messo a terra Crescenzi, e dunque è arrivato il fischio del signor Antonio Giua di Olbia, che in un paio di circostanze
qualche minuto fa aveva lasciato proseguire in un paio di occasioni dove probabilmente c'erano state delle azioni fallose ai danni di giocatori del Pescara. Ora c'è questo calcio di punizione, siamo poco più avanti la panchina del Palermo, vedremo chi si caricherà della battuta di questo calcio di punizione, e Brugman, vicino a lui c'è Crescenzi, ma sarà il giocatore uruguaiano, crediamo, a calciare il pallone all'interno dell'area di rigore del Pescara. Tra l'altro Brugman, un ex di questa partita, la battuta di Brugman, pallone in area di rigore, riesce un difensore del Palermo a rinviare, ma ancora il Pescara che ha recuperato il pallone con lo stesso Brugman all'indietro per Mazzotta, che scambia con Bovo, il lancio in avanti in area di rigore del Palermo con Mancuso, controlla il pallone, il tiro di Mancuso, la deviazione di Zminischi in fallo di fondo, c'è il calcio d'angolo in favore del Pescara, mentre in quest'istante stanno entrando nel settore di curva sud una cinquantina di ultra del Palermo, è stato acceso anche un fumogeno prima della scala di accesso proprio al settore della tifoseria ospite. Intanto attacca il Pescara, Brugman, ancora un cross in area di rigore, ancora un rinvio da parte della difesa del Palermo, poi scatta il contropiede della formazione siciliana con Coronado. Coronado aspetta l'arrivo di qualche compagno, termina a terra, poi c'è il fischio dell'arbitro Giuan una volta che il pallone era stato perso dalla formazione siciliana, e in questo caso ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione allenata da Bruno Tedino. Ma il Pescara si era lasciato sorprendere proprio dopo la battuta di questo calcio d'angolo con Coronado, che se n'era andato tutto solo sull'out di sinistra, c'è stata poi ai suoi danni azione fallosa, e l'intervento questa volta sicuramente giusto dell'arbitro Sardo, che è andato a comandare questo calcio di punizione in favore del Palermo. Siamo ad una trentina di metri, forse qualcosa in meno, dalla porta di Vincenzo Fiorillo. Sul pallone vediamo che c'è Coronado, dietro di lui c'è anche Iaia, lo vediamo chi si incaricherà della battuta di questo calcio di punizione. Iaialo è dietro la palla, sulla sfera c'è Coronado, potrebbe anche Coronado toccare per Iaialo, vedremo se poi ci sarà la conclusione diretta in porta, se ci sarà un traversone all'interno dell'area di rigore. Quando tocchiamo il 25esimo nel corso del primo tempo, 1-1 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Palermo, bisogna attendere il fischio del signor Antonio Giua, la battuta, Iaialo, il tiro, c'è una deviazione con il pallone che termina in fallo di fondo, diversione di un giocatore del Pescara, dunque ci sarà questa volta il tiro dalla bandierina per il Palermo, che dunque ha questa possibilità con questo calcio d'angolo di rimanere in zona d'attacco quando mancano 20 minuti al termine di questo primo tempo. Abbiamo già superato la metà della prima frazione di gioco e seguiamo la battuta di questo calcio d'angolo, poi Andrea ovviamente ti restituirò subito la linea allo studio. Pallone in area di rigore, colpo di testa di Bobo che allontana, ancora una mischia in area del Pescara con il pallone che viene rinviato ma poi recuperato da Zminischi, che serve sul settore di destra un compagno, c'è in cross in area di rigore con il colpo di testa, mi è sembrato proprio di Nestor Oschi, difesa del Pescara che è riuscita a respingere, ma è ancora il Palermo che ha riconquistato il pallone, la formazione in maglia rosanero che si porta in avanti, ma l'azione ora si sta svolgendo nella zona di metà campo e dunque possiamo al 26esimo restituire la linea allo studio. Beh, Matteo, ti vedo un po' sbraitare. Non mi piace per niente, perché l'unica forza di Zeman è l'attacco. Adesso stai subendo tanto l'azione del Palermo, cosa abbastanza... C'è questo tweet, Zeman alla Rumignani, tutti indietro e contropiede. Sì, però quelle partite che sono state giocate così, dove magari i giocatori hanno un po' disatteso quello che Zeman diceva, sono state portate a casa i risultati. Al contrario, quando un po' il Pescara si è sbilanciato in avanti, abbiamo subito gol. Adesso stiamo un po' subendo le giocate del Palermo, che comunque sta scavalcando il Pescara, sta cercando di pressare a tutto campo. Mi dispiace, perché comunque quell'1-0 sembrava poter portare un Pescara, vedere una partita differente. Invece il Palermo, dopo averla ristabilita subito, aver ristabilito subito il risultato, sta comunque conducendo il gioco e il Pescara non riesce ad arrivare alla tre quarti avversario.
Quindi si prevede una partita molto difficile nell'arco dei 90 minuti. Paolo? Sì, non so se l'avete detto prima del mio arrivo, che il Palermo ha giocato 4 volte di sera e ha sempre vinto. Questo l'avevate... No. Allora, 4 volte ha giocato il Palermo di sera e ha sempre vinto. Chissà, magari la volta è buona perché magari può cambiare questo trend, oppure no, non lo sappiamo. Comunque questo è un dato statistico finora. Tra l'altro in trasferta una vittoria e 4 pareggi, ha perso una partita solo in casa col Novara. È primo posto in classifica e nonostante tutto il Palermo anche in settimana è stato contestato dai tifosi. Certamente c'è un problema anche societario a Palermo che non è stato mai chiarito fino in fondo, no? Con la figura di Zamparini che c'è e come se c'è, ma sembra che non ci sarà, invece è sempre Zamparini. Ma anche per le prestazioni della squadra, perché Tedino non ha mai, come allenatore, perché poi sono i giocatori che vanno in campo, non ha mai convinto fino in fondo la piazza di Palermo in queste prime partite giocate. Per cui i problemi ce li hanno tutti. In questi primi 27, quasi 28 minuti di gioco, bisogna dire che il Pescara non è stato il peggior Pescara visto finora, a mio avviso, perché quando prova ad affondare l'impressione è che la difesa del Palermo non sia così impenetrabile, ma è anche vero che quando il Palermo prende campo e lo fa forte di una fisicità importante un po' in tutti quanti i suoi uomini, soprattutto in difesa e a centrocampo, possa comandarlo il gioco, l'impressione è che lo comandi proprio dal punto di vista della fisicità il gioco. E poi l'ultimissima è che mi pare che, senza voler dare addosso a qualcuno, perché le fasi tattiche del calcio non è che vanno contro un giocatore o a favore di un giocatore, perché soltanto un giocatore nel bene e nel male riusciva a fare la differenza da solo ed era Maradona. Non mi pare che ci siano Maradona in campo qui in nessuna delle due squadre, però mi sembra di poter dire che Mazzotta dalla sua parte stia faticando parecchio, il Palermo lo ha visto e quando può prova ad affondare proprio lì. Torniamo da Paolo Renzetti per un altro minuto e mezzo. Paolo? Sì, mi dai la linea quando siamo giunti alla mezz'ora di questo primo tempo, 29:15 sul cronometro qui dello Stadio Adriatico, dunque un quarto d'ora e qualche spicciolo al termine di questo primo tempo che almeno per il momento non ha regalato grandissime emozioni, eccezion fatta per le due reti che hanno rappresentato e sono state in pratica le uniche due emozioni di una partita abbastanza bloccata, con il Palermo che dà l'impressione di non disdegnare un pareggio qui allo Stadio Adriatico. Fa molto possesso palla la formazione allenata da Tedino. Pescara che non sta giocando, diciamo, come nelle precedenti gare casalinghe, nel senso che anche il Pescara è abbastanza attendista, se è vero che il gol è arrivato tra l'altro quasi in maniera episodica, così come quello del Palermo su questo lancio di 40-50 metri di coda. Per il resto davvero poco da aggiungere, con le due squadre piuttosto bloccate, il gioco poco spettacolare, dunque un risultato che per quello che si è visto è sicuramente giusto. Due occasioni, una per parte, due gol. Certo che il Pescara gioca in casa, gioca dinanzi ai propri tifosi, ha l'obbligo direi di fare la partita, anche se di fronte c'è la capolista del campionato, anche perché c'è da riscattare un periodo non proprio positivo con le ultime due sconfitte. Attacca il Pescara, c'è questo traversone di Mancuso, pallone che termina in fallo laterale, non c'è stato il tocco, un tiro cross di Mancuso, non c'è stato il tocco del portiere Posavec con la sfera che termina in fallo laterale. Dunque ci sarà il Palermo, sarà la formazione di Tedino a rimettere il pallone in gioco con le mani. Scocca il 32esimo allo Stadio Adriatico, dunque sempre 1-1 tra Pescara e Palermo. A voi. Grazie a Paolo Renzetti. Io saluto in collegamento telefonico Totò De Leonardis. Ciao Antonio. Ciao Andrea, ciao, buona serata. Ciao. Allora, mezz'ora abbondante di gioco, qual è il tuo giudizio intanto? La partita è abbastanza equilibrata, con questi due lampi, voglio dire, anche se ci sono state grandi occasioni.
Pescara riuscì a trovare il gol del contropiede, e poi è arrivato subito dopo il pareggio, pure questo un'azione veloce, ripartente, che ha sorpreso un po' la difesa del Pescara. La partita sembra abbastanza equilibrata, e con Palermo che ha l'atteggiamento per ora, più che la qualità della squadra più forte, quindi anche probabilmente sta giocando anche con un pizzico di presunzione. Però ovvio loro hanno grande qualità. Eccolo qua, gol, è arrivato il gol. Ah, sì, andiamo da Paolo Renzetti. C'è il gol del Palermo, un gran gol della formazione in maglia rosanero. Vediamo chi è stato il giocatore che ha messo il pallone alle spalle del portiere, il numero 30, lui. Ovvero Nestorovski. Nestorovski, il gol davvero bello dell'attaccante palermitano, e dunque Palermo che in 20 minuti, anzi in un quarto d'ora, ribalta il risultato da 0-1, 2-1, il gol di Nestorovski, pallone all'angolino, nulla da fare per Fiorillo e nulla di nuovo per il Pescara, ancora una volta sotto dinanzi ai propri tifosi. Siamo al 33esimo dunque del primo tempo, cambia il punteggio allo Stadio Adriatico, Pescara 1, Palermo 2, il gol anche bello, diciamo, conclusione velenosa di Nestorovski, del giocatore macedone del Palermo, e sfera alle spalle di Fiorillo. Ok Paolo, grazie. Io torno da Totò. Antonio, io ti stavo per chiedere se notavi un Pescara anche eccessivamente prudente, forse condizionato dal momento. Ora addirittura è arrivato il gol di Nestorovski, ti faccio lo stesso la domanda, e che conseguenze può avere questo 1-2? Ma guarda, quello che ti stavo dicendo è che Palermo sta giocando con l'atteggiamento della grande squadra. Purtroppo lo ha dimostrato, magari con fisica presunzione, l'ha dimostrato in quell'azione che è stata veramente una bellissima azione, conclusa da quello che a mio avviso il miglior attaccante della Serie B, Nestorovski, insomma nazionale, ha fatto gol in A e si sta ripetendo pure in B. Adesso è difficile perché in effetti Pescara, ripeto, l'unica vera azione, quella del gol, l'ha fatto in contropiede, perché soffre anche la fisicità e anche la creazione del Palermo, che non è venuto qui per difendersi, per giocarsi il pareggio, sta giocando con le sue armi, con questa difesa a tre molto solida, ma davanti a grande qualità, e gioca sugli spazi, e tra l'altro penso che, insomma, dopo questo vantaggio abbia ancora maggior convinzione. Sì, per Pescara sarà dura riprendere in mano la partita. Senti, io non voglio precorrere troppo i tempi, ma se il Pescara non dovesse reagire e dovesse finire male, veramente Zeman rischia? Non lo so, guarda, anche perché ho letto le dichiarazioni del tecnico alla vigilia, dicendo che le migliori partite di quest'ultima fase sono state le ultime due che abbiamo perso. Vero. Che ti devo dire, no, non ho idea, siamo veramente quasi un po' fuori di testa, insomma, su queste cose, per cui certo, può succedere tutto, la squadra non dovesse reagire, voglio dire che ha giocato bene, insomma, che poi non è vero, voglio dire, perché le ultime due partite sono state veramente, veramente poca cosa, l'hanno visto tutti, ma lui certo, difende il suo operato, ma non mi sembra la scelta giusta. Senti Antonio, l'ultima considerazione che ti chiedo per il momento, dovendo tornare indietro un attimo alle scelte iniziali di Zeman, c'è qualcosa che ti ha sorpreso? Ma certo, intanto mi ha sorpreso che abbia fatto giocare insieme i due anziani, diciamo, Bove e Coda, che tra l'altro sono sempre molto bassi, ovviamente c'è una preoccupazione anche questa, anche giustificata dalla forza offensiva del Palermo, loro sono molto bloccati, difficilmente superano la metà campo. E poi mi ha sorpreso al solito la struttura del centrocampo, perché ancora una volta vediamo una nuova soluzione, sempre con la conferma di Carraro, questa volta con Palazzi e Brugman Mezzeari. Questo è un tormentone che ci stiamo portando avanti dall'inizio del campionato, non si riesce a trovare un'organizzazione affidabile, voglio dire.
quindi va bene i cambiamenti. Non è che, infatti Pescara al centrocampo sta soffrendo parecchio, voglio dire. Assolutamente. Grazie Antonio, grazie Antonio. Ciao, ciao Andrea, buon lavoro. Ciao. Ok, abbiamo ascoltato anche insomma un parere autorevole come quello di Antonio De Leonardis. Matteo, una mazzata questo gol bellissimo di Nesto Roschi, prima il velo, poi una palla di ritorno un po' involontaria di Coronado, ma si è chiuso questo triangolo con questo sinistro a giro molto bello. Sì, con dei difensori un po' birilli perché sono rimasti fermi, hanno fatto un po' quello che volevano all'interno dell'area di rigore, nessuno che interveniva, nessuno che è andato a chiudere, e questi errori, mi dispiace che a questo punto la partita si mette veramente. Qui c'è uno che si propone per Inter, però insomma Zeman è in Italia dagli anni 70, quindi insomma ormai ha anche insegnato proprio a Palermo, quindi ci sono dei messaggi che arrivano, sono fantastici. Non riesce a farsi capire, anche questo immagino sia un messaggio appunto ironico. Anche questo è bellissimo, scusate, non voglio interrompere, ma né capo allenatore né coda inteso come giocatori, nonostante l'assist di questa sera. Matteo. No, diventa difficoltosa adesso portare, cercare anche di ribaltare. Tanto scusami, dall'Adriatico Cornacchia c'è anche Stefano Recanati della redazione di Vestina News che ci informa che ci sono dei cori contro Zeman. Io poi non so se potrà ulteriormente appurare questo Paolo Renzetti. Purtroppo all'Adriatico Cornacchia si lavora dentro l'acquario, c'è il vetro e quindi non si sente molto spesso quello che viene detto all'esterno, non si sentono le esultanze, le invettive, i cori, tutto quello che si può sentire normalmente in uno stadio, il che non è il massimo, questo è il mio parere personale. Sì, anche Riccardo Clinco ci scrive, sempre dall'Adriatico Cornacchia, anche lui ci fa notare come ci siano dei cori contro Zeman. No, beh, questo. Allora, contattiamo un attimo proprio Riccardo, chiedo alla regia di fare questo, piccolo sforzo, proprio per sapere, insomma, per avere un qualche dettaglio in più, anche se immagino non siano cori riproponibili chiaramente nel corso della nostra diretta, ma per farci dare ulteriore conferma che insomma questi cori ci sono e quindi i tifosi in questo momento si stanno schierando contro Zeman, perlomeno una parte di loro. Appena c'è Riccardo possiamo andare in collegamento, tanto poi... No, beh, ci sono. Per quanto riguarda i cori, questo comunque lascia il tempo che trova, perché ogni partita troviamo cori contro la società, cori contro Sebastiani, quando poi nelle piazze a fianco a Pescara scompaiono definitivamente, quindi quello che viene detto è il tifoso che ha una determinata opinione anche abbastanza estrema, quindi su questo non darei troppo peso. Quello che mi dispiace è, ti ripeto, che il Pescara non ha questo centrocampo che riesce a portare a innestare le sue attaccanti, perché fondamentalmente Capone, a parte il gol, non è che abbia fatto chissà che, ma lo stesso Mancuso e Pettinari la palla l'hanno visto poco questa sera, quindi credo che ci sia parecchio da soffrire. Sarebbe stato bello vedere magari il Palermo andare cercare di pareggiare dopo parecchio rispetto ai 5 minuti che sono passati. Invece adesso vediamo, ovviamente loro hanno rimesso... Allora, scusami Matteo, andiamo un attimo da Paolo Renzetti, forse anche per appurare questa cosa. Paolo? Sì, chiedo scusa Andrea, io avevo cercato di chiedere la linea da qualche minuto, purtroppo evidentemente non mi ascoltavate, perché anche noi dall'interno della tribuna stampa dello Stadio Adriatico abbiamo ascoltato forte e chiaro quello che è successo fuori, ovvero i cori della curva degli ultra, per meglio dire della curva nord, all'indirizzo prima del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e poi di Zeman, e sicuramente i cori contro Zeman rappresentano una novità assoluta per questa stagione, perché non c'erano mai stati nelle precedenti partite giocate dal Pescara. Dunque evidentemente i tifosi della curva stanno iniziando a perdere un po' la pazienza, vedendo
questa squadra che non riesce purtroppo a giocare e a fare quello che vorrebbe e quello che i tifosi vorrebbero. E quindi vi confermo anche qui dalla tribuna stampa con i colleghi, ne stavamo parlando qualche istante fa, di questi cori anche contro il tecnico del Pescara. Ok, c'è anche Riccardo. Riccardo, e insomma, questa è un'altra notizia certamente non bella, oltre alla prestazione della squadra al risultato, ora anche le contestazioni. Sì, hanno contestato due volte la curva, ha contestato Zeman un paio di volte, prima ha contestato il Tanto, scusami Riccardo, perdonami, andiamo un attimo da Paolo, che è successo? Sì. Sì, un'azione davvero incredibile, una rovesciata bellissima da un punto di vista stilistico in area di rigore di Mancuso, miracolo del Pettinari, con il portiere del Palermo Posavec che ha respinto di stinto. A me è sembrato Mancuso, Paolo. Io avevo no, Pettinari, Mancuso, Pettinari, è vero, Pettinari. Pettinari, allora sì, perché il 7 e il 17, sì, Pettinari, dunque era giusta la seconda, ma davvero bella stilisticamente. Questa rovesciata in pratica quasi al limite dell'area piccola meritava il gol del pareggio. C'è stato questo miracolo di Posavec che credo si è ritrovato quasi senza volerlo il pallone tra le braccia ed è riuscito a respingerlo. C'è un calcio di punizione per il Pescara. Ok, seguiamolo, se poi possiamo attendere. Sì, sì, perfetto, vai. Pallone in area di rigore, sfera calciata male da Brugman che termina sul fondo, linea a voi. Ok, Riccardo, torno da te, c'è anche questa sì, notizia. Andrea, ti dicevo, questi cori sono stati fatti dalla curva prima verso il presidente Sebastiani, poi direttamente verso il mister, tra l'altro molto offensivi, sono stati cori molto pesanti, diciamo che non siamo neanche abituati a sentirli all'indirizzo di una persona, diciamo, non giovanissima, cori del genere, perché è molto pesante, cori pesanti, molto offensivi. Non senti, in 30 secondi sei deluso finora? Guarda, ti dico, la partita sostanzialmente è giocata da due squadre meno male in parità. L'unica cosa è che il Palermo mi dà la sensazione di giocare con una padronanza diversa, con la squadra che vuole venire qua a vincere e a fare risultato. È una squadra molto bene messa in campo, come ti dicevo, ha in mano il centrocampo. Noi il problema è questo, non riusciamo a conquistare mai il centrocampo, l'hanno sempre in mano loro e nulla, e poi sono stati episodi. È chiaro che dopo il vantaggio farsi riprendere immediatamente dopo 5 minuti sul pari ci ha un po' così destabilizzato, forse se il pari arrivava un po' dopo c'era anche la possibilità di riprenderla. Adesso stiamo cercando di fare noi la partita, ma ti dico, è complicato adesso. È vero. È complicato anche perché il Palermo, anche a livello fisico, noi soffriamo, cioè proprio come prestanza fisica, mi dà l'impressione di una squadra molto, molto atletica. E certo. Quindi soffriamo anche in attacco, quando ci attaccano loro hanno questa prestanza fisica molto, molto imponente e facciamo fatica. Va bene Riccardo, ci sentiamo nel secondo tempo, grazie. Grazie, ciao. Torniamo da Paolo per la fine del primo tempo. Paolo. Sì, siamo Andrea agli ultimi 10 secondi del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero, forse no, però il Pescara ha la possibilità di battere un calcio di punizione, poi ci sarà il doppio fischio di Giua di Olbia, dunque crediamo che ci sarà il tempo, anzi senza crediamo, c'è il tempo per battere questa punizione, vediamo che è Bobo sul pallone, vediamo che la sfera arriva in area di rigore completamente sballata, la battuta di Bobo, pallone che termina sul fondo, fischi per tutti, per i giocatori del Pescara, per la dirigenza e per il tecnico Zeman. Finisce il primo tempo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, fischi da parte dei 6.000 dell'Adriatico per il Pescara che rientra negli spogliatoi sotto di una rete, Pescara 1 Palermo 2, ricordo i gol al decimo, il vantaggio dei biancazzurri con Capone, al quarto d'ora il pareggio del Palermo con Ciocev che poi al 32esimo ha trovato il gol del 2-1 con il macedone Nestoroschi. A voi la linea. E finale 0-0, finale di primo tempo in Serie C tra Reggiana e Fano nell'anticipo del girone B. Matteo. Sì, noi commentiamo le partite, ci appassioniamo
vogliamo che il Pescara vince sempre, però ci dobbiamo ricordare che comunque in campo c'è anche un avversario come il Palermo che è nettamente superiore rispetto al Pescara. Quindi se il Pescara... Però attenzione, un Palermo senza 9 elementi, che non sono tutti titolari, ma ci sono giocatori come Bellucci, come Balog, sto andando a memoria, come Morganella, che sono dei titolari se non titolarissimi e mancano. E ci sono giocatori come Nestorowski, Coronado, lo stesso Rispoli. Sono giocatori che comunque nella cadetteria fanno la differenza. La squadra comunque è molto più attrezzata rispetto alla nostra, ma anche in campo è tatticamente superiore a noi. Quindi ci sta che il Pescara, mi dispiace che il Pescara perda, mi dispiace che il Pescara soffre e che magari fa una brutta figura. Sono di Pescara, che vuoi che sia contento, però mi dispiace che fischi, insulti alla società, a Zeman. C'è un avversario, sta vincendo, secondo me anche meritatamente, perché è una squadra molto più quadrata rispetto alla nostra, che deve ancora... è scoperta come squadra, perché non ancora riusciamo a capire se è carne e pesce. Quindi queste critiche sono sicuramente, secondo me, un po' gratuite. Poi certo, se ci immaginiamo che il Pescara doveva fare un campionato al vertice, doveva ammazzare il campionato, doveva andare in Serie A con un piede solo, allora sicuramente le critiche sono giustificate. Ma che cosa ha chiesto la società al tecnico? Quello di valorizzare dei giocatori. Nostri o non nostri non fa tanta differenza, perché poi ci sono gli accordi commerciali tra le società, quindi è un problema loro, è quello di fare un campionato tranquillo, questo che lo deve fare il Pescara. Se incontra l'Empoli e perde, e ci sta, se incontra il Palermo, non sappiamo ancora il risultato, però magari da come stiamo vedendo sta soffrendo parecchio e non riporta a casa il risultato, ci può anche stare. Dove non ci stanno, contro le squadre come per esempio il Brescia, là ecco invece che bisogna sottolineare la prestazione scadente da parte della squadra. Paolo? Se dobbiamo parlare di tutto, allora se invece parliamo della partita singola, per me non è la partita peggiore del Pescara. Cioè, sicuramente è una brutta partita, non è la peggiore, abbiamo visto di peggio, l'abbiamo commentata qui. Qui il Pescara ci ha provato, se vogliamo essere precisissimi, proprio al 100%, avrebbe anche meritato di segnare quella rovesciata di Pettinari. Quindi se fosse finito 2-2 questo primo tempo non ci sarebbe stato nulla di male. Perché il Palermo non ha fatto vedere grandi cose. No. Il Palermo ha giocato con una grande fisicità, basandosi su due o tre giocatori che sono oggettivamente i più forti della Serie B, in particolare Michael Nestorowski. E Gabriele da Colle Corbino mandano la sentenza per il Boema. Sì, sì, poi devo dire che i veri vincitori di questo primo tempo sono i telespettatori con i loro SMS, perché hanno fatto delle sintesi davvero di un'ironia incredibile, a volte molto molto divertente. Perché poi alla fine il calcio resta un gioco, le contestazioni ci stanno, fanno parte del gioco, di un gioco perverso. Certo, mi dispiace che le contestazioni vengano fatte in maniera, io non le ho sentite, però comunque se mi dicono che sono state così pesanti nei confronti di un uomo di 70 anni, insomma, mi dispiace anche un po' a livello umano, personale. Di sicuro è un Pescara in difficoltà, è un Pescara che non è veloce, è un Pescara che non pratica un 4-3-3 zemagnano, ma sembra più un gioco, come leggevo prima, di Rumignani. Ha dei problemi, ma non mi sembra che squadre che sono al comando della classifica stiano facendo vedere questa grande differenza rispetto al Pescara. Pescara da 5 in pagella, voglio essere chiaro per dare un numero, sì. Ma Palermo non da 8 in pagella, Palermo da 6 più in pagella, che ha sfruttato le gravi indecisioni, soprattutto in che cosa? Nella fase di interdizione del centrocampo, che resta il problema principale di questa squadra, e poi una fase difensiva, e il Palermo lo ha visto bene perché tutti e due i gol sono nati da quella parte lì, la parte difensiva di sinistra del Pescara, e ha affondato i colpi. 2-1 quasi giusto, un po' troppo largo, ma comunque poco spettacolo allo stadio di Pescara. Guarda, io però
ti devo contraddire perché comunque stiamo Una verità comunque, no, Matteo, non c'è una verità, stiamo comunque giocando contro la prima in classifica, se non sbaglio, quindi non è che stiamo giocando contro il Cesena che naviga nelle ultime retro linee del centrocampo. Guarda, no, ho detto che Pescara avrebbe meritato il pareggio. No, aspetta, fammi finire il discorso. Io mi ricordo qualche partita dell'anno scorso dove sembrava che il Pescara doveva, perlomeno la prima parte di campionato, doveva vincere, stravincere, poi avevamo un avversario che faceva due tiri in porta, due gol e riportava a casa il risultato. Nel calcio c'è sempre questo alone di pensiero dove bisogna vincere, stravincere e schiacciare l'avversario. Bisogna fare una partita dove comunque bisogna stare attenti a centrocampo, bisogna stare attentissimi in difesa e quando si ha quella una, due palle gol, metterle dentro e poi la partita la finisce. Però questi non sono i presupposti zemaniani, cioè. No, aspetta, io sto parlando del Palermo. Il Palermo sta facendo una partita attenta, non sta schiacciando. È una squadra sorniona. Faccio l'esempio dell'anno scorso di quelle squadre che sembravano alla porta del Pescara, stiamo parlando di un altro campionato, sia ben chiaro, Atalanta e Chievo quando sono venuti a Pescara non hanno fatto assolutamente nulla, però hanno fatto quelle due azioni, hanno fatto quei due gol, ma sono queste le squadre. Difatti il Palermo è una squadra che fa sopra e sotto tra A e B, ovviamente è una squadra attrezzata, sa come si gioca, sa come deve affrontare il Pescara, deve stare attento a non sbilanciarsi troppo, perché quell'unica volta che si è sbilanciata ha trovato il gol. Adesso ovviamente comunque sono in vantaggio, possono giocare in maniera molto più attendista, possono far girare la palla e avendo 5 giocatori a centrocampo la palla te la nascondono. Quindi ecco perché io ti dico il Pescara soffrirà in questa partita, però il Palermo non è che deve fare 8 gol, certo se doveste accelerare, io me lo immagino di no, però qualche cosina in più dovrebbe pur fare. Anche perché quelle due volte che sono entrati dentro l'area di rigore hanno fatto gol. Va bene, è il momento di fermarci, pubblicità, poi ci ritroviamo per il secondo tempo sperando che ci siano risultati migliori per la squadra di Zeman. Rientriamo con il pareggio del Pescara, subito Paolo. Sì, il pareggio del Pescara dopo appena un minuto nel secondo tempo, pronti via, la rete di Brugman. C'è stata un'azione abbastanza rocambolesca nella metà campo del Palermo, ma soprattutto un'uscita avventurosa del portiere Posavec che si è allontanato in pratica dalla sua porta. Il pallone è terminato sui piedi di Brugman che dall'interno dell'area di rigore con un tiro violento ha messo il pallone alle spalle dell'estremo difensore siciliano. Siamo ora al secondo minuto della ripresa, dunque nuovo cambio di risultato e di punteggio allo stadio Adriatico. Giovanni Cornacchia ristabilita la parità 2-2 e dunque la rete di Brugman a sancire il pareggio del Pescara, importantissimo perché è arrivato proprio in apertura di ripresa. Voi la linea. No, Paolo, puoi tenerla tu anche per commentare questo inizio di ripresa, per dirci se ci sono stati degli avvicendamenti. A te. No, non ci sono state sostituzioni, dunque la gara è ricominciata con gli stessi 22 di inizio partita, dunque Pescara 4-3-3 con Fiorillo in porta, Crescenzi, Bovo, Coda e Mazzotta in difesa, Palazzi, Carraro e Brugman a centrocampo, Mancuso, Pettinari e Capone in attacco, 3-5-1-1 per il Palermo con Posavec in porta, Cionek, Struna e Zmischi in difesa, Rispoli, Murawski, Iaiolo, Ciocev e Fiordilino a centrocampo, Coronado a supporto
apporto dell'unica punta di ruolo Nestorovski. Non ci sono stati ammoniti fino a questo momento, gara direi ben diretta tutto sommato dal fischietto isolano di Olbia, Antonio Giua coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo ed Edoardo Raspollini di Livorno, quarto uomo Fabio Natilla di Molfetta. Sono arrivati Andrea anche i dati per quanto riguarda le presenze questa sera allo Stadio Adriatico. Avevo detto ad occhio e croce che probabilmente si trattava del minimo stagionale per quanto riguarda le partite casalinghe del Pescara, invece non è così, perché nella gara col Brescia c'erano stati tra abbonati e paganti 7.075 spettatori, questa sera ce ne sono 7.621 con 2.707 paganti e 4.914 abbonati, dicevo 7.621 in totale gli spettatori, con 88 tifosi del Palermo nel settore ospiti. Pescara dunque che è riuscito a segnare il gol del 2-2 al primo minuto della ripresa, ora attacca il Palermo, c'è questo pallone che arriva in area di rigore, poi una respinta della difesa del Pescara, ancora il Palermo, il tiro con il pallone che termina direttamente sul fondo, era finito a terra anche Muraschi, aveva lasciato proseguire il direttore di gara perché il pallone era nella disponibilità della formazione siciliana. Sono 5 i minuti allo Stadio Adriatico nel corso della ripresa, il nuovo parziale Pescara 2 Palermo 2, voi la linea. Grazie, beh, ci voleva per iniziare con il piede giusto la ripresa, anche un briciolo di buona sorte con un paio di rimpalli, però è anche vero che anche l'azione dell'1-1 del Palermo era scaturita da un rimpallo sulla tre quarti che poi aveva agevolato la palla in verticale di Nestorovski per Rispoli, il cross e gol di Ciocem. In questo caso prima un rimpallo su Brugman, ha liberato al tiro Capone, su Capone c'è stata l'uscita a valanga di Posavec, poi è arrivato Mazzotta che ha messo in mezzo un pallone che è stato smorzato da un giocatore del Palermo proprio sui piedi di Brugman, che aveva dato il là a questa azione perlomeno in un secondo momento, e Brugman di giustezza con un colpo di sinistro, un piatto sinistro, ha messo la palla nell'angolo in una porta rimasta sì sguarnita da Posavec che era uscito su Capone, ma sulla linea di porta c'era comunque un altro giocatore rosanero che però non è arrivato sul tiro molto preciso, non forte ma molto preciso, di Gaston Brugman. Gol dell'ex, e dunque è un Pescara che riparte con il piede giusto, Paolo, che non sia, perché poi sappiamo bene come gli episodi sappiano condizionare la gara, riescono a toglierti anche d'impaccio, riescono a farti scrollare di dosso la tensione, le paure, che non sia l'episodio che rimette in corsa il Pescara, che ricordiamolo contro il Brescia al primo minuto aveva avuto due palle gol clamorose con Mancuso fallite di poco e il Pescara poteva pareggiare, non ce l'ha fatta col Brescia, questa volta sì, e ora? Beh, ora ce l'ha fatta, secondo me il risultato più giusto, io l'ho detto prima, l'ho detto quando il risultato era sul 2-1 per il Palermo, che secondo me il risultato più giusto sarebbe stato il 2-2 alla fine del primo tempo, il 2-2 è arrivato all'inizio del secondo tempo, secondo me rispecchia più o meno l'andamento di una gara equilibrata che non ha dato grande spettacolo e che ha dimostrato che cosa? Ha dimostrato che il Pescara sta facendo fatica. Non è il Pescara più brutto dall'inizio della stagione, c'è un certo equilibrio in campo, non c'è lo spettacolo, d'accordo, però se vogliamo pensare positivo ma soprattutto rimanere nel tema guardando la partita, io credo che non bisogna bocciare in maniera totalmente preconcetta questa squadra, che ha avuto nella partita singola, sto dicendo Pescara-Palermo, ha avuto 10 minuti buoni di sbandamento dopo il secondo gol del Palermo, e in quei 10 minuti effettivamente ha dimostrato tutte le sue lacune, ci sono state le contestazioni, i ragazzi si sono sicuramente fermati in campo confusi ancora più del normale, ma a me non sembra che questo Palermo, che è primo in classifica e che comunque è una delle squadre più forti del campionato, stia facendo tutto questo spettacolo a Pescara. Matteo, ci voleva questo pareggio, no? Beh, sicuramente, perché comunque rimescola le carte tra le due squadre e non è detto che
una palla buona possa riportare il Pescara in vantaggio, anche perché adesso abbiamo visto questo taglio di Crescenzi che gli è stato, ha guadagnato un calcio d'angolo. Quindi secondo me ci sono le possibilità ovviamente per fare un buon risultato, però io ripeto sempre, stiamo giocando contro il Palermo che è una buona squadra e qualsiasi risultato dal pareggio a soprattutto alla vittoria sono dei buoni risultati. Beh, qui ad esempio abbiamo visto una combinazione molto bella col tacco di Capone per Crescenzi, sono giocate che ti riescono meglio ora che hai fatto il pareggio e che questo gol ti ha dato fiducia. È sempre la testa poi che comanda le gambe, quindi se tu sei impacciato, sei timoroso, come diceva giustamente Paolo, dopo il 2-1 il Pescara si è completamente spento. E fortunatamente siamo riusciti a mantenere quello svantaggio di un gol, però comunque adesso stiamo vedendo sicuramente un Pescara diverso, un Pescara dove magari Zeman li avrà strigliati per bene durante i 15 minuti dell'intervallo e adesso sta al Palermo invece fare riprendere in mano la partita. Il Pescara adesso sembra più dinamico, più acceso come squadra. Prima sembrava una squadra molto spenta, molto quasi rassegnata di giocare contro il Palermo. Però ovviamente tocca ancora vedere 35 minuti di partita più recupero e speriamo che le sorprese non siano a favore del Pescara. Cioè non è un Pescara bello, però è un Pescara che tutto sommato sta dando qualche segno di vitalità che fondamentalmente era quello che si voleva, perché contro il Brescia molti di noi hanno pensato veramente che fosse finita perché è stata una bruttissima partita. Oggi stiamo giocando contro il Palermo, non stiamo facendo spettacolo, ma stiamo facendo vedere che se non altro questi ragazzi, alcuni sono anche giovanissimi, ecco, ci stanno provando senza bellezza. Attenzione, una partita anche noiosa per certi versi. Ma nelle tre o quattro occasioni in cui il Pescara ha provato ad andare avanti, io credo che abbia messo a nudo una lentezza dei tre centrali del Palermo che si può quantomeno tentare di affondare i colpi. Io non ho letto il messaggio, mi ha chiamato Zeba durante le parole, giro tu Andrea che sei più bravo. No, che non ha bisogno dell'interprete ma dei soldini che la società gli deve per il contratto. Cattivello. Gol! Attenzione, annullato il gol, la formazione adriatica era stato Pettinari a mettere il pallone in rete, ma si è alzata la bandierina del secondo giusto, assistente. Giusto Paolo. Io chiedo a voi, sì, chiedo giusto, a voi, giusto. Probabilmente c'era però il fuorigioco. C'era il fuorigioco di Mancuso, giusto annullare, non ci sono stati. Ecco quello che dicevo prima, è comunque sì. Il Pescara molto più frizzante rispetto ai primi 45 minuti. Anche più concreto, perché comunque pur segnando un gol in fuorigioco ha fatto due gol in 10 minuti. Secondo me questo è stato un lampo zemaniano, questo movimento di Mancuso. Però, secondo me creare il giusto mix tra una squadra che si difende e riparte poi in contropiede con quegli schemi zemaniani, secondo me può diventare una squadra molto molto pericolosa. Certo è che Zeman, quello che sto dicendo... No, quello che non va bene a Zeman, quello ad esempio, in questo caso... No, aspetta, ti finisco. Quello che sto dicendo io, Zeman, proprio corrisponde a un'eresia, perché lui difendersi per poi attaccare... No, ma lui vuole che si pressi alto, si recuperi molto alto il pallone e poi si giochi immediatamente verso la profondità sì, e si vada in verticale. Momento, sì, Andrea, invece questo Pescara è molto... Sì, in alcuni tratti è molto basso. In se poi momenti... i giocatori non riescono... Ma non è che... Poi noi diciamo che i giocatori non riescono a recepire quello che dice il Zeman. Loro riescono a recepire perfettamente quello che dice l'allenatore, solo che comunque hanno una certa paura a pressare così alto e a mantenere una forma fisica per tutte i 90 minuti e per tutte le partite da qui alla fine del campionato. E quella è la vera difficoltà poi. E certo che fare poi... un fuorigioco al limite del centrocampo, pochissime squadre lo fanno, forse una che il Pescara lo dovrebbe fare, però se questi giocatori hanno la paura di fare questa cosa perché non ce l'hanno nelle corde, cioè hanno il timore di fare queste cose, Zeman dovrebbe essere anche bravo a dire va bene,
i ragazzi non ce la fanno. E allora non sarebbe Zeman. Ho capito, però non è che... Se, si deve snaturare allora, a 70 anni. Non è che tipo... Però cioè, si può sempre cambiare, non è che si fa con lo stampo d'acciaio. Quello, che dici, diciamo quello che dici tu, siamo d'accordo che Zeman non cambia, vuole quella tipologia di gioco. Però se non ce la fai, qualsiasi altra persona trova una soluzione per portare la squadra a fare il risultato, perché poi alla società quello che conta è fare il risultato, non tanto fare lo spettacolo. Allora io saluto Luigi Mastrangelo, ciao Luigi. Buonasera a tutti. Come ti inserisci in questo discorso che resta sempre attuale anche con la partita in corsa, no? Pescara che gioca come vuole Zeman, non come vuole Zeman. Guarda, io ti ascoltavo con interesse, è un discorso veramente interessante sotto vari punti di vista. Direi che questa partita è zemaniana nonostante il Pescara non sia zemaniano, nel senso che è una partita con molti gol frutto di errori da una parte e dall'altra, perché diciamo che è un 2-2 figlio di svarioni anche delle difese o comunque di non chiusure perfette di tutte e due le difese. Quindi sotto questo punto di vista è un risultato zemaniano. Dall'altra parte però, come dicevate giustamente in studio, l'atteggiamento in campo del Pescara, mamma mia che palla perso Bovo, attenzione palla, Fiorillo, qui ha rimaiato Fiorillo indietro, che errore di Bovo, passaggio indietro molto corto, Fiorillo è dovuto uscire fuori area per mettere in fallo laterale. C'è questa moda di giocare col portiere che è una cosa che io non riesco a capire proprio, guarda, è una cosa che è più forte di me. Lo fanno anche moltissime squadre che giocano col portiere, appoggiano indietro e mettono in difficoltà spesso il proprio estremo difensore, che sì, deve sapere giocare con i piedi, ma insomma se si può evitare è meglio, ecco. Ok, Luigi, prima di andare avanti una piccola parentesi che dedichiamo a uno dei tuoi ultimi libri che hai fatto insieme a dei colleghi. Ci sarà una novità? Sì, allora il libro sulla storia del Pescara che abbiamo fatto lo scorso anno per gli 80 anni. Questa iniziativa, il libro si chiama Il pallone e il delfino, ormai lo conoscete, casa editrice Epigrafia, e sarà presentato nuovamente nell'ambito del FLA, del Festival delle Letterature, domenica 12 novembre alle ore 11 presso il Circolo Ternino, quindi un'ulteriore occasione. Attenzione, c'è una palla rubata da parte del Pescara, Capone entra in area di rigore, al centro... Un attimo, andiamo da Paolo! Pescara che si divora il gol del 3-2 con Mancuso, pallone perso questa volta dal Palermo, se n'è andato sulla sinistra Capone, ha messo a centro area per Mancuso il pallonetto dell'ex giocatore della San Benedettese, con il pallone che è terminato davvero di un nulla sopra la traversa della porta di Posavecchia. Dunque Pescara ad un passo dal gol del vantaggio. A voi Luigi. Sì, quindi dicevo, un'occasione anche per ricordare un po' la nostra storia sia della città che della squadra, quindi diciamo al di là delle polemiche del momento cerchiamo di fare un discorso più ampio e di ricordarci questi 80 anni che comunque hanno portato il Pescara varie volte in Serie A. Il Pescara ha avuto le sue soddisfazioni, ha avuto le sue sconfitte e ne parleremo insomma in questa occasione. Quindi un invito a tutti presso il Circolo Ternino domenica 12 novembre. Senti, quanto è importante quest'ultima mezz'ora per il Pescara? Perché lo sappiamo, nel primo tempo, quando la squadra era sotto, è arrivata la contestazione per il presidente Sebastiani, per l'allenatore Zeman. Ora, quanto è importante quest'ultima mezz'ora? Beh, la risposta alla domanda, la partita è molto importante soprattutto perché il Pescara viene da una fase non positiva e fare risultato è molto importante, non tanto per la classifica, anche per la classifica, ma soprattutto come dicevi tu per l'ambiente, e credo che la vittoria sarebbe il massimo. Attenzione, un pericolo in area di rigore, attenzione, no, fuori gioco. Un attimo, Paolo. Fuori gioco il gol della formazione siciliana. Non si può parlare neanche in questo caso di gol annullato perché la bandierina millimetrico, Paolo, millimetrico, sì, però era già alzata prima del tocco.
in rete, dunque comunque parità anche per quanto riguarda, certo, a questo punto le reti non valide, con il punteggio che resta sul 2-2 e con il rammarico ancora che si respira in tribuna per l'occasionissima mancata da Mancuso qualche istante fa. E tra l'altro qui in studio Paolo Sinibaldi e Matteo Marcheggiani, se si girano, possono vedere il gesto di stizza che è stato immortalato da Sky del presidente Sebastiani dopo l'errore di Mancuso, ha tirato una manata sulla balaustra. Aveva ragione, perché quel gol poteva cambiare la partita. Certo, era un'occasione importante. Riportava il Pescara in vantaggio, in questo punto il Palermo si doveva sbilanciare per giocare, quello che era un po' successo nei primi minuti del primo tempo, che io avevo pronosticato, mi auguravo che il Pescara poteva mantenere. Qui Ciocev fuori gioco, sì, ma meno evidente di quello che poteva sembrare di primo acchitto. Quindi Luigi, stavi concludendo. Sì, stavo concludendo, tornando al discorso dell'occasione mancata, molto bravo il portiere del Palermo che praticamente è uscito sui piedi del nostro attaccante costringendolo ad alzare il pallonetto, quindi diciamo che ha fatto una buona giocata e ha permesso poi di salvare la porta, perché il pallonetto è stato acuito da questa uscita e quindi naturalmente il Pescara non ha fatto gol. Ma attenzione, c'è un'azione, è molto viva la partita, chiusura del difensore centrale del Palermo. Io direi che è molto importante fare il risultato proprio per tacitare questi dissapori ambientali che in effetti... Che succede? Incredibile, palla gol avuta. Ok Luigi, grazie, ci sentiamo prossimamente. Torniamo da Paolo Renzetti, anche se in bassa frequenza abbiamo il fotogramma. La situazione è molto molto dubbia, perché se guardiamo i piedi probabilmente addirittura è in linea. Ciocev con il busto, con la testa potrebbe essere un po' più avanti. Chiaramente non è che ci aiuti molto la prospettiva, perché è vero che la telecamera è sul settore tribuna laterale, quindi quasi in linea, ma non è perfettamente in linea. Restano molti dubbi, forse... certo, se è fuori gioco lo è proprio in via millimetrica, ma no, proprio millimetrica. È stata più una reazione di istinto del guardialine a fischiare, perché era benissimo, era posizione, se noi vediamo le immagini, cosa che non possono fare i telespettatori, era praticamente in linea, forse leggermente più avanti rispetto alla linea della palla. Poi torniamo, era forse un'ultima notazione, se torniamo un attimo indietro, vediamo l'assistente dov'è. L'assistente mi sembra ben allineato e ha decretato appunto questo fuorigioco. Peraltro, come ci ha detto Paolo Renzetti, la bandierina era già alzata nel momento in cui Ciocev ha calciato in porta questo pallone definito. Si è alzato la bandierina prima, comunque sia, non si può parlare neanche di gol annullato. Certo. Di sicuro è millimetrico, questo è chiaro. Ma qui ci stiamo concentrando sul fuorigioco millimetrico, ma il Pescara ha avuto due occasioni clamorose. Io torno da Paolo Renzetti soprattutto per quest'ultima occasione avuta dal Pescara. Paolo. Sì, un'occasione avuta da Pettinari che in pratica all'interno dell'area piccola ha tirato quasi a botta sicura, c'è stata una deviazione di un difensore con il pallone che è terminato in calcio d'angolo. Che ovviamente avrebbe meritato evidentemente miglior sorte, ma Pescara che sta sbagliando troppo in attacco, se nel primo tempo al di là del gol e dell'occasionissima capitata sulla rovesciata di Pettinari aveva fatto poco. Attenzione, perché intanto c'è una sostituzione nel Palermo, perché esce Coronado ed entra con la maglia numero 11 Embalo, dunque segniamo intanto questa sostituzione in casa Palermo. Dicevo, Pescara che ha mancato due ghiotte occasioni, soprattutto quella con Mancuso qualche minuto fa, che avrebbe potuto regalare ai biancazzurri la rete del 3-2. Però anche questa di Pettinari, Paolo, era davvero importante. Sì, era un'occasione importante. Pescara che ci sta provando sicuramente più del Palermo, è chiaro che la partita resta da casa, visto che ora c'è stato un cambio, è entrato Embalo, peraltro tra gli obiettivi di mercato. Tanto stiamo vedendo e rivedendo un episodio in area di rigore con una gomitata che a mio avviso volontaria di Rispoli ai danni di Coda.
una gomitata volontaria, a mio avviso, e c'erano gli estremi, dunque, sia per il calcio di rigore e anche per un provvedimento disciplinare, traducasi espulsione, a carico di Rispoli, perché a palla lontana è intervenuto in maniera diretta e volontaria nei confronti di Coda. L'arbitro non ha visto e quindi non è stato decretato il calcio di rigore. Noi qui invece stiamo rivedendo in bassa frequenza Rispoli che con l'avambraccio rifila un colpo a Coda che stramazza a terra. È andata bene? Oddio, mi pare anche che Giù abbia lo sguardo verso il centro dell'area, ma non proprio verso la coppia Rispoli-Coda, e quindi poi fa giocare e non vede il colpo dato dall'esterno palermitano al centrale del Pescara, che era in avanscoperta per sfruttare questa azione d'attacco. Dunque episodio più che dubbio, a nostro avviso non è dubbio, a nostro avviso era calcio di rigore per il Pescara, contatto Rispoli-Coda non visto dal direttore di gara. Però Paolo, visto che ci sono arrivati diversi messaggi su Ganz, c'è movimento sulla panchina del Pescara e c'è movimento per quanto riguarda Ganz? Guarda, si stanno scaldando tre giocatori del Pescara, ma io non sono in grado di dirti con esattezza di chi si tratta. Attenzione, perché ancora il Pescara in avanti, ancora il Pescara che attacca ora a pieno organico la formazione adriatica. C'è ancora un calcio d'angolo per il Pescara. Vediamo allora, che si sta scaldando sicuramente. Mi sembra di vedere Elizalde tra i tre giocatori che si sta scaldando, però hanno la pettorina, dunque non riesco ovviamente, non possiamo leggere il numero di maglia dei tre giocatori. Mi sembra che ci sia altro giocatore, sia Valzania, non mi sembra di vedere Ganz. Ok, allora rientriamo, intanto voglio un parere da Matteo e Paolo sull'episodio che ha coinvolto Coda e poi insomma questo Pescara che, ripetiamo, forse non gioca come vuole Zeman, ma ora ci sta mettendo molto ardore e meriterebbe anche il vantaggio. Sì, merito all'azione quella sul fallo su Coda, e quello è chiaramente calcio di rigore, perché comunque il giocatore si disinteressa dell'azione e sferra un colpo sul volto del calciatore del Pescara, quindi quello non solo costituisce calcio di rigore ma anche espulsione, quindi azione in più. Strano che l'arbitro non l'abbia visto, perché con lo sguardo sembrava guardare all'interno dell'area di rigore, era facile intuirlo perché comunque l'azione si giocava a una quindicina di metri vicino a lui, quindi peccato che non l'abbia vista e soprattutto peccato che non l'ha sanzionato. Il Pescara adesso sta giocando a pieno regime, sta mettendo in serie difficoltà il Palermo con quelle due azioni che praticamente stavano ribaltando il risultato, però questo non vuol dire che ci dobbiamo sbilanciare troppo, perché io sto vedendo adesso tra il centrocampo e la difesa ballano 20-30 metri, quindi comunque le squadre si sono di molto allungate e è veramente, adesso si sono aperte e stanno giocando a viso aperto tutte e due. L'importante è che non questi squilibri tra il centrocampo e la difesa non possono portare delle sorprese, però comunque vedo un Pescara sicuramente molto più dinamico. La dinamicità, io sono più per la concretezza che per la dinamicità, per me bastano tre azioni, tre gol, non che si facciano 40 azioni per fare anche solo un gol, quindi spero che il Pescara possa portarsi in vantaggio, ma comunque un 2-2 contro il Palermo per me è un risultato da apprezzare. Tanto Paolo. Andrea, sì, è ancora il Pescara che attacca, però posso dirti che a proposito di sostituzioni sta per entrare in campo per la formazione biancazzurra Nando Del Sole, primo giocatore che dunque entrerà sul terreno di gioco. Siamo al 27esimo. Quindi chi uscirà, ripresa... Capone o Mancuso? Penso Capone. Probabilmente Capone. Vediamo... Sì, lui fa un ruolo per ruolo. E probabilmente Mancuso andrà a giocare a sinistra, se così dovesse essere. Comunque no, neanche in questo caso toccherà a Ganz. No, solo per sottolineare una cosa, mi piace adesso parecchio Fiorillo. Io prima, precampionato,
Auspicavo che Pigliacelli rimaneva a Pescara perché è un giocatore che gioca molto con i piedi, esce dall'area di rigore ed era il giocatore che piaceva a Zeman. Al contrario di Fiorillo, che è più un giocatore classico dentro l'area di rigore, faceva difficoltà a uscire già nel campionato di Serie B, mentre invece adesso sta facendo quelle due uscite da difensore aggiunto che comunque sono da apprezzare, soprattutto perché comunque Fiorillo con le sue qualità all'interno della porta, ma sfruttato anche fuori come vuole Zeman, è un giocatore nuovo, diciamo così, che non è abituato a giocare in quella maniera. Paolo, su questo momento della partita può succedere di tutto, perché ci sono azioni da una parte e dall'altra. Sì, adesso la partita è molto bella, è sicuramente complice l'allungamento di tutte e due le squadre che sono molto sfilacciate, sia il Pescara sia il Palermo. La partita però è molto godibile adesso da vedere, perché ogni azione può essere decisiva ai fini di un gol. Stiamo avendo due squadre completamente diverse dal punto di vista tattico. Andrea, esce Mancuso, esce Mancuso e non Capone, dunque entra Del Sole nel Palermo, seconda sostituzione, perché esce Muraschi ed entra con la maglia numero 13 Gnaure. Dunque questa è la seconda sostituzione in casa palermitana. A voi. Beh, questa, Paolo, è una sostituzione significativa, perché forse Zeman sta vedendo bene Capone, mentre Mancuso ha mancato delle occasioni che normalmente non fallisce. Sì, probabilmente sì, naturalmente le condizioni, poi anche quelle fisiche, le conosce solo Zeman, che avrà senz'altro letto anche la squadra avversaria. Perché, pur non essendo ovviamente un allenatore, ma avendo una piccola sensibilità sulla materia, si capiva fin dall'inizio che il Palermo, che ha Nestorowski in attacco, attenzione che è un fenomeno, però in difesa, guardate che dai primi minuti del primo tempo si vedeva che la lentezza di quei tre centrali giganteschi poteva essere messa in difficoltà da giocatori un po' più agili e freschi, come può essere un Capone, che è un poco più di un ragazzo. E magari Zeman avrà valutato nella stessa ottica anche l'ingresso di Del Sole, non lo so. Di sicuro c'è questa valutazione, che ogni volta che il Pescara va in attacco il Palermo va in difficoltà, e qualche volta purtroppo quando il Palermo va in attacco il Pescara va in difficoltà. Sono due squadre che, pur praticando un calcio completamente diverso sulla carta, 4-3-3 se vogliamo parlare dei numeri, 3-5-1-1 Pescara 4-3-3, 3-5-1-1 il Palermo, nella stessa maniera però hanno delle difese incredibilmente leggere nel senso di fragili. Il Pescara nella sua zemanianità inespressa, e il Palermo invece nella lentezza clamorosa di questi tre giocatori, che saranno anche forti, ma quando trovano dei ragazzi di 18 anni che corrono di più vanno a far fatica. Giusta la scelta di Zeman di tenere Capone, che continua a imperversare sul fronte d'attacco. Paolo, due minuti. Sì, punizione per il Pescara, pallone in area di rigore, troppo lungo per Pettinari e soci, con l'uscita del portiere Posavec in presa facile. Scocca il 31esimo, dunque abbiamo già superato da qualche secondo la mezz'ora, ci saranno gli ultimi 15 minuti più recupero di questa partita che, come dicevano Paolo e Matteo, grazie anche al fatto che le due squadre si sono allungate, lo spettacolo ne sta sicuramente guadagnando. Un secondo tempo nettamente più bello rispetto alla prima frazione di gioco, e soprattutto direi un Pescara sicuramente diverso in positivo in confronto al primo tempo. Pescara che, ripetiamo, meriterebbe il vantaggio. Ancora i biancazzurri in avanti, pallone in area di rigore per Brugman, controllo mancato da Brugman, c'è stata la diagonale di un giocatore del Palermo che ha disorientato il centrocampista uruguaiano del Pescara con la sfera che poi è terminata sul fondo. Abbiamo detto della sostituzione in casa biancazzurra, e tra poco ci sarà un'altra sostituzione in casa adriatica, perché vediamo che un giocatore è stato richiamato in panchina per togliersi la casacca, la pettorina. Vediamo chi entrerà sul terreno di gioco appena si metterà a diciamo
a favore Balzania, di Paolo. Una Balzania, e come avevo detto, era il giocatore che si stava scaldando, dunque di Gans neanche non ci sono notizie neanche in questo momento, dunque tra poco entrerà sul terreno di gioco Balzania per probabilmente, crediamo, Palazzi. Potrebbe essere questa la sostituzione. Intanto il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione per il Pescara, c'è anche una sostituzione nel Palermo. Allora esce con la maglia numero 25 Palazzi, come avevamo ipotizzato. Era abbastanza, diciamo, semplice pensare a questa sostituzione. Esce Palazzi ed entra con la maglia numero 14 in campo Balzania, sostituzione anche nel Palermo, abbiamo detto, perché sta per entrare sul terreno di gioco con la maglia numero 13 Gnaure, ma la sostituzione che sembrava cosa fatta pochi istanti fa è stata ancora una volta rinviata, e dunque si continua a giocare con il Pescara che mantiene il possesso di palla. Quando siamo giunti al minuto numero 33 di questa ripresa, sempre 2-2 tra Pescara e Palermo. Pescara che continua ad attaccare, rimessa laterale per i biancazzurri, sbagliato poi il servizio di Brugman che intendeva servire un compagno, poi c'è un fallo commesso ai danni di un giocatore del Palermo, c'è il fischio del signor Giua che, bisogna dire, in qualche occasione ha fischiato, in più di qualche occasione a mio avviso ha fischiato un po' a favore del Palermo, non direi proprio a senso unico, ma quasi, perché quasi tutte le punizioni di questo secondo tempo sono state fischiate in favore della formazione siciliana. 34esimo allo Stadio Adriatico, 2-2 tra Pescara e Palermo. A voi. Ecco, qui per Marcheggio Anima, quando facendo un gioco Sparagnino non fai un gol, che fai? Preferisco un gioco d'attacco sempre. Sono due modalità di gioco completamente differenti. Ovviamente quando hai un gioco d'attacco comunque devi segnare, non è che fai un gioco d'attacco per poi mantenere, magari fare lo 0-0, perché se poi attacchi e ti scopri e ti fanno un gol, dopo le cose cambiano. Quindi anch'io preferisco un gioco d'attacco, però un gioco d'attacco che deve essere finalizzato a quello di realizzare un gol. Il Pescara, visto nel primo tempo, non riusciva ad arrivare a tre quarti avversario, con i problemi che aveva nell'area di rigore con i difensori, che poi ripetiamo, Code e Bovo comunque sono sempre due giocatori importanti, però se poi questa modalità di gioco non rispecchia questi giocatori e non si adatta al gioco di Zeman, il dado è tratto. Però comunque adesso stiamo vedendo un Pescara veramente, veramente piacevole. E addirittura il costringe al fallo molto spesso i giocatori del Palermo. E questo significa che comunque li stiamo mettendo parecchie in difficoltà. E 34 minuti di gioco, diciamo che fortunatamente si è visto un'altra partita rispetto al primo e il secondo tempo. Sono veramente felice perché quello visto, il Pescara visto dopo il gol del Palermo, era veramente un Pescara brutto, spento, prevedibile, e poteva addirittura poter prendere l'imbarcata, mentre invece adesso ha ristabilito gli equilibri in campo e sta mettendo in difficoltà il Palermo. Paolo, 10 minuti dopo il Pescara, secondo te ci proverà, prenderà qualche rischio o meglio portarsi a casa questo risultato? Per non fare, per appunto non incorrere nell'ipotesi di zero punti in due partite casalinghe. Guarda, io ho un'impressione. L'impressione è che entrambe le squadre vorrebbero vincere questa partita, perché il Palermo sta continuando a provarci. Attacca, lo fa con la modalità che gli viene chiesta da Tedino, un attacco moderato, diciamo così, però lo fa e ha dei giocatori molto importanti, come in questo caso ancora una volta il Palermo davanti con una grande parata di Fiorillo. Questo testimonianza che il Palermo ci proverà fino alla fine, ma allo stesso modo fino a qualche attimo fa ci ha provato anche il Pescara. Perché dico fino a qualche attimo fa? Perché io non so ancora quante energie abbiano le squadre in campo.
Indubbiamente nel secondo tempo hanno speso tantissimo, proprio perché le squadre si sono dimostrate quasi da subito molto allungate, hanno dovuto correre all'impazzata da una parte all'altra un po' tutti quanti. E allora mi viene da chiedere semplicemente questo: quante energie hanno ancora? Perché energie a parte, io sono convinto, ma è quello che sto vedendo, che da tutte e due le parti ci sia la ricerca costante, azione dopo azione, del gol della vittoria. Il Pescara ne ha avute almeno 3 o 4 di occasioni, e anche il Palermo, perché poco fa effettivamente è andato molto vicino al gol. Un tiro dalla distanza di Nestorowski. Il solito Nestorowski. Prima Capone ha cercato una giocata in area che per un soffio non è riuscita, un quasi tunnel su Thiago Cionek, che in qualche modo se l'è cavata. Torniamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, Andrea, siamo al 38esimo minuto nel corso di questo secondo tempo, sempre 2-2 tra Pescara e Palermo, fasi finali di questa partita che potrebbe regalare ancora emozioni tra due squadre che non sembrano davvero accontentarsi della divisione della posta. Non si accontenta il Pescara, ma evidentemente neanche la formazione di Tedino. Qualche istante fa c'è stata una buona opportunità per Nestorowski, a cui ha detto no Fiorillo, che è riuscito a respingere con i guanti. E dunque il Pescara, che ora ha recuperato un pallone, formazione adriatica che attacca. È chiaro che anche ora le energie cominciano a venir meno. Forse il Pescara dimostra però di stare meglio fisicamente e atleticamente della formazione di Tedino, e questo potrebbe essere questa un'arma importante per i biancazzurri in questo finale di partita. Vi abbiamo detto delle sostituzioni che ci sono state sia nel Pescara che nel Palermo. Ancora una sostituzione per parte a disposizione di Zeman e Tedino, mentre attacca il Pescara ora sul settore di destra. C'è questo pallone che viene lanciato un po' come si suol dire alla viva il parroco nell'area di rigore del Palermo, la respinta della difesa siciliana, e ancora il Pescara che attacca con Brugman. Il servizio sul settore di destra per Valzania, che lascia Crescenzi molto attivo, Crescenzi sulla sua fascia di competenza, ancora Valzania per Brugman, ancora il Pescara che attacca con Del Sole sul settore di destra, pallone all'indietro ancora servito per Valzania, l'ex giocatore del Cittadella, poi Brugman, ancora Pescara che però deve cercare di superare la ragnatela del Palermo e non ci riesce, con la formazione rossanero che riconquista il pallone con Gnaure, che poi termina a terra, non fischia questa volta Giua, ed è una delle prime volte con il Pescara che può portarsi ancora in avanti. Brugman, il lancio ancora in area di rigore, difettoso per Pettinari che viene anticipato. Siamo giunti al 40esimo minuto della ripresa, c'è un giocatore del Pescara a terra, il pallone che viene spedito in fallo laterale, dunque ci sarà qualche attimo di sosta, linea che può tornare allo studio, 5 minuti al termine. Beh, Paolo, mi sembra che comunque questo secondo tempo dia un po' di conforto, perché nel primo tempo il Pescara è andato in vantaggio, poi è andato sotto, ma non ha giocato con l'ardore che si è visto in questo secondo tempo. È un ardore che gli va riconosciuto all'11 di Zeman. Assolutamente, questa secondo me è una prova non di bellezza, ma è una prova di concretezza. Cioè il Pescara è vivo ancora, magari non piace, magari non è quello che tutti quanti noi ci aspettavamo, che tutti quanti gli appassionati si aspettavano, ma c'è. E ha dato questa prova, attenzione, mancano ancora 5 minuti più recupero, quindi non sappiamo come andrà a finire la partita, ma al di là di questo il Pescara c'è. Sarebbe ingiusto oggi, se dobbiamo fermarci a oggi, dare eccessivamente la croce addosso al Pescara. Certo, se in panchina non ci fosse Zeman, ma ci fosse Breda, per esempio, visto che ne parlavamo l'altra volta, questo Pescara sarebbe un Pescara normale, combattente. Noi parliamo in questo modo perché sulla panchina del Pescara c'è Zeman, e allora ci aspettiamo delle cose diverse. Fermiamoci certo semplicemente al fatto che il Pescara c'è, è ancora vivo, è vivo nonostante le ultime bruttissime partite, in particolar modo quella con il Brescia in casa, e che di fronte abbiamo la prima della classe, il Palermo, che comunque abbiamo messo in difficoltà e stiamo mettendo in difficoltà. Ora bisogna, anche per il morale, far muovere la classifica. Una considerazione anche da te, poi torniamo da Paolo fino alla fine, Matteo. Guarda, se dovesse finire così la partita, io sarei felicissimo di questo risultato, perché non solo
Pescara pareggia contro la prima della categoria ed è una squadra, come ti ripeto, sicuramente molto più attrezzata rispetto al Pescara e anche Andrea, molto più quadrata. Sì, Paolo. Andrea, sta per arrivare il momento di Ganza, ma siamo al 42esimo della ripresa e speriamo il momento della svolta, l'uomo, quindi l'uomo della provvidenza, per usare un termine diciamo manzoniano, perché l'ex giocatore di Como e della Sverona sta per entrare in campo tanto acclamato, ma la partita sta invece per arrivare ai titoli di coda, perché stiamo per entrare nel 43esimo minuto del secondo tempo con il Pescara che ha recuperato un pallone importante perso dal Palermo, si porta in avanti la formazione biancazzurra con Capone, il servizio sbagliato, l'ennesimo pallone sbagliato, l'ennesimo lancio sbagliato dei giocatori del Pescara che nella ripresa ne hanno sbagliati davvero tanti. Ora c'è però una rimessa laterale per la formazione adriatica e dunque esce dal campo Pettinari ed entra Ganz. Quando siamo giunti al 43esimo minuto della ripresa, ultimi due minuti di gara più recupero per Ganz in campo e che non possa accadere qualcosa che nessuno aveva pronosticato alla vigilia e che Ganz non riesca a fare il miracolo di segnare un gol per regalare la vittoria al Pescara. Sarebbe davvero diciamo qualcosa di epico per quanto riguarda questo campionato, per quello che fino a questo momento, non per causa sua diretta, un po' l'oggetto misterioso di questo Pescara, visto che Ganz non ha mai giocato dall'inizio in questa stagione. C'è un calcio di punizione per il Palermo, viene ammonito Bovo, in precedenza era stato ammonito anche Coda e ancora prima Carraro, dunque tre giocatori del Pescara finiti sul taccuino del signor Giua della sezione di Olbia, che probabilmente sarà un arbitro destinato a scalare le vette diciamo dei fischietti in Italia, ma oggi ha arbitrato a mio avviso un po' troppo all'inglese, non è stato sicuramente non ha commesso errori gravi, questo lo vogliamo dire, però un arbitraggio un po' troppo all'inglese e quindi sicuramente da rivedere. Calcio di punizione per il Palermo, la battuta, pallone in area di rigore, esce con i pugni Fiorillo che rischia poi di combinare la frittata con il pallone che viene spedito in calcio d'angolo dai difensori del Pescara, la porta era rimasta sguarnita sulla battuta di questo calcio di punizione calciato da Iaialo e Pescara che ha corso un grosso rischio mentre si tra sta l'altro giocando non era angolo minuto. Paolo, non era angolo perché la non presa, era neanche angolo. La presa Cione che l'ha lisciata Fiorillo che poi ha travolto il difensore del Palermo. E non era neanche angolo, figuriamoci cosa poteva accadere, meno male che per il Pescara il pallone è terminato sul fondo. Vediamo tanto Paolo da casa continuano a scriverci, ma che vergogna mettere Ganz, dargli solo due minuti, ma come si fa? Questo ci scrivono da casa ed è anche comprensibile. Poi, io penso Paolo che Pettinari era talmente stanco che Zeman l'ha dovuto mettere, altrimenti sì, è uscito col fiatone, non si reggeva quasi in piedi, altrimenti non avrebbe fatto questa sostituzione che è stata dovuta alla necessità di togliere un giocatore stremato. Comunque Paolo, andiamo fino alla fine con te a questo punto, perché sì, sta iniziando il recupero. Esatto, vedremo ora quanto farà recuperare il signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, perché sta per scadere il 90esimo che scade in questo istante, 4 minuti di recupero, dunque gara che si chiuderà tra 240 secondi con il Pescara che ha la possibilità di sfruttare eventualmente questi minuti che mancano fino al termine della partita per cercare di portare a casa una vittoria che sarebbe davvero preziosissima, ma il risultato ai noi è ancora sul 2-2, ora il gioco è anche fermo, c'è un calcio di punizione per la formazione adriatica. Pescara che dunque potrebbe chiudere queste due partite casalinghe con un bottino di punti davvero misero, un punto in due gare giocate allo stadio adriatico non sono sicuramente un granché, anzi ripeto sono un bottino misero, ma oggi c'era evidentemente il Palermo e questo risultato, se così sarà fino al termine, potrebbe soddisfare almeno parzialmente la formazione adriatica che ricordiamo domenica prossima sarà attesa nella giornata in cui sarà fermo il campionato di Serie A, sarà attesa dalla trasferta in notturna alle 20:30 allo stadio San Nicola di Bari al cospetto di un'altra grande di questo campionato. Attenzione il Palermo,
in attacco, c'è questo cross dal settore di destra, la respinta della difesa biancazzurra, poi questo tiraccio da lontano, pallone che termina sul fondo, era stato Rispoli a crossare il pallone dal settore di destra, dunque resta tra l'altro questo dubbio, io avevo dimenticato di dirlo, sulla direzione arbitrale di Giulia Di Olbia, che se è vero, come avete voi visto dalle immagini televisive, che Rispoli ha tirato un pugno in area di rigore del Palermo a coda, ci sarebbero stati gli estremi per il calcio di rigore e per l'espulsione del giocatore del Palermo, dunque non solo un arbitraggio all'inglese di Giua, ma se le immagini confermeranno quello che ci avete detto voi dallo studio, la direzione arbitrale di Giulia diventerebbe sicuramente insufficiente, perché l'episodio decisivo con quella che doveva essere l'espulsione di Rispoli, il calcio di rigore per il Pescara, non è stato segnalato dal direttore di gara, che non ha visto quello che è accaduto, ma non lo hanno visto neanche i suoi due assistenti. Siamo entrati già nel terzo dei 4 minuti di recupero, attacca il Palermo, Pescara un po' con poco brio, attenzione il Palermo, il tiro e il miracolo di Fiorillo su Nestorowski. Ci sarebbe stato il gol del 3-2 e per il Pescara sarebbe stata di più. Peraltro, di una beffa, Paolo, frutto di un'azione splendida del Palermo, che ha palleggiato divinamente per tanti secondi fino a liberare al tiro Nestorowski sul filo del fuorigioco. Un'azione in bilico questa, ma grande parata di Fiorillo. Sì, grande parata di Fiorillo sul tiro di Nestorowski, praticamente a botta sicura. Palermo che è arrivato ad un passo dalla vittoria, ora si sta giocando l'ultimo minuto di recupero con il Pescara che è in possesso di palla, vedremo cosa accadrà, se la squadra biancazzurra riuscirà a sfruttare questi ultimi 60 secondi che mancano alla fine di questa partita, al triplice fischio finale di Antonio Giulia Di Olbia. Ripetiamo, arbitraggio macchiato da questa azione non vista dal direttore di gara, con il pugno, con la gomitata rifilata da Rispoli a coda in area di rigore biancazzurra, un episodio che si è confermato dalle immagini, anzi le immagini non lo devono neanche confermare, perché lo avete visto voi da studio, dunque resterebbe anche questo a rendere sicuramente il pareggio del Pescara sicuramente poco soddisfacente, perché in virtù di quanto accaduto nella ripresa il Pescara avrebbe anche meritato la conquista dei 3 punti. E proprio Rispoli, il cross del giocatore del Palermo, pallone che termina sul fondo, non c'è altro tempo perché arriva il triplice fischio di Antonio Giua della sezione di Olbia, termina la gara dello Stadio Adriatico in parità, Pescara 2 Palermo 2. Per il Pescara è arrivato un punto, poca roba, in due partite casalinghe un solo punto, ma come si suol dire, meglio un punto che nulla. Pescara che però ovviamente rimanda ancora una volta l'appuntamento con la vittoria allo Stadio Adriatico, e ormai questo accade già da diverse settimane. Per il Palermo che resta primo in classifica, un punto importante per muovere la classifica, Palermo che sale a quota 22 punti, Pescara che invece si porta a 17, il finale Pescara 2, Palermo 2, ricordo la successione delle reti, prima di restituirvi la linea, nel primo tempo vantaggio adriatico con Capone al 10, al 15 il pareggio dei siciliani con Ciocev, poi al 32 il 3-2 di Nestorowski, al primo minuto della ripresa il definitivo 2-2 firmato da Brugman, 2-2 allo Stadio Adriatico tra il Pescara e il Palermo, linea che può tornare definitivamente allo studio. Allora, qual è il bilancio che tracciate? Paolo, inizia tu. Ma io torno a casa soddisfatto per quello che ho visto soprattutto nel secondo tempo. Una discreta partita, una delle più belle o comunque meno brutte del Pescara dall'inizio della stagione. Non è, lo ripeto per l'ennesima volta, un Pescara che fa spettacolo, un Pescara che ci lascerà un ricordo indelebile nelle nostre menti. Ma quella di oggi è stata una buona partita, abbiamo messo in difficoltà davvero il Palermo, abbiamo avuto diverse palle gol per chiuderla la partita, poi bisogna essere però altrettanto onesti e dire che il Palermo le ha avute proprio fino agli ultimi secondi, quando Nestorowski per due volte ha messo in grandissima difficoltà soprattutto Fiorillo, che è stato il migliore in campo. Negli credo. Ultimi minuti il Palermo ha nascosto il pallone al Pescara, questo sì, lo possiamo Fiorillo, al di là dell'occasione di Nestorowski, che comunque è un'occasione importantissima.
Fiorillo migliore in campo, quindi questo fa capire che il Pescara ha sofferto, però d'altro canto noi l'abbiamo commentata insieme anche nelle settimane passate. Ricordiamo come avevamo concluso i commenti ad esempio di Pescara-Brescia o di Empoli-Pescara. Questo è un Pescara che dà la dimostrazione che ci ha provato. Avevamo di fronte un avversario oggettivamente forte. Tu hai detto che ci ha nascosto la palla negli ultimi minuti. Nei minuti di recupero. È vero, ci ha anche imposto una certa fisicità. Ha dei giocatori che in Serie B ci sono solo per caso di passaggio, come Nestorowski e non soltanto. Io ho questa sensazione che non abbiamo risolto i problemi ci sono sempre, ma che torno a casa, almeno io, ma credo anche i tifosi, dopo aver abbandonato lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia, con la speranza, quantomeno, se non la consapevolezza, che il Pescara è ancora vivo, perché molti di noi, anche nella fase iniziale di questa trasmissione, quando stavamo commentando il pre-partita, temevamo che il Pescara fosse arrivato alla conclusione almeno della gestione Zeman. E quindi non è così. Diciamo che il Pescara si gioca molto, ancora una volta, la settimana prossima contro il Bari, se vuole rientrare nell'altissima classifica e se vuole dimostrare già da adesso di essere una squadra che punta davvero in alto. Altrimenti, per il momento, mi accontento così. Matteo? Beh, io riprendo quello da cui avevo cominciato all'inizio, no? È una partita che aveva messo sulla carta, metteva in difficoltà il Pescara. Centrocampo a 5 contro un centrocampo a 3 molto più leggero, i confronti Palermo molto più arcigno, molto più fisico. Il Pescara ha fatto un secondo tempo molto bello, molto dinamico, e meritava forse qualcosina di più, però non ci dimentichiamo che al Palermo gli hanno annullato un gol, si può dire irregolare, non lo so, era proprio sul filo del fuorigioco, quindi ulteriore errore, come lo sottolineava Paolo. E voglio sottolineare un altro punto di vista. Noi diciamo sempre il Pescara in difficoltà, non è il Pescara di Zeman, non è un Pescara brutto, non è un Pescara, però siamo una squadra brutta che non è fisica, che comunque riesce a pareggiare contro la prima della prima in classifica, e Paolo aveva sottolineato che il Palermo la sera vinceva sempre, quindi un ulteriore... È vero, questa è la prima volta che pareggia. Un ulteriore fattore a favore del Pescara. Vince contro un Avellino, contro un avversario storico, fa 3 gol al Frosinone, pareggia, vince contro il Parma, ed è una squadra che ha i problemi, e quindi stiamo parlando quasi di uno squadrone. Cioè, se perdi e comunque, oppure vinci giocando male, stiamo parlando di una squadra molto importante. Questo non lo è, o se lo è verrà fuori nel corso del campionato. Però io a me non piace questa critica a Zeman, dove nel primo tempo è stato criticato lui, è stato criticato anche se criticato la società, e invece abbiamo fatto una degna partita contro il Palermo. Io oggi sono contento, per me valgono 3 punti. Certo, un pareggio ti lascia un po' l'amaro in bocca, però ti fa lavorare con una certa tranquillità, ti fa preparare la partita contro il Bari, che è un'altra partita importante di sera, quindi una squadra, e comunque ritroviamo un nostro concittadino. Sono partite queste, sono difficili. Poi la Serie B non è tutta scontata, non è tutta giocata, il Pescara le può vincere tutte, c'è un equilibrio. Adesso vedremo domani come finiranno le altre, però c'è sempre un equilibrio, cioè fai un risultato, ma sono anni che la Serie B quest'anno in particolare equilibrata. Pescara con 2 partite è finito nella metà campo, quindi nella metà di destra della classifica. Non saremo magari dei fenomeni, ma non siamo neanche scarsi, può succedere che poi ti capita quella partita brutta e ti fa stare una settimana arrabbiato. Bari, ma io ci metto anche Cittadella, perché se ce la ricordiamo, la Cittadella è stata una partita bruttissima. Ci possono stare, ci devono stare, sono quelle partite che ti servono a crescere. Però una partita come quella di stasera contro il Palermo mi fa ben sperare per il proseguo del campionato.
Ok, Paolo, tu ci abbandoni. Io vi saluto, vi lascio al post partita, ma noi ci vedremo comunque molto spesso su tanti fronti. Grazie per l'ospitalità. Grazie Paolo. Noi andiamo in pubblicità, anzi prima di farlo siamo in debito con voi del finale di Serie C, perché la Reggiana nel GMB ha battuto 1-0 il Fano grazie al gol segnato da Lombardo al 79esimo. Vediamo anche un attimo la classifica con questa vittoria. La Reggiana sale a quota 12 punti e aggancia momentaneamente il Teramo. Non abbiamo visto la classifica di Serie B, vediamo la classifica di B dopo questo pari per 2-2 tra Pescara e Palermo. 22 punti il Palermo, che rischia di essere superato da almeno una tra Empoli, Frosinone e Parma, che sono tutte lì con 20 punti. Ognuna di queste può superare il Palermo e prendersi la vetta. Per farlo devono chiaramente vincere la rispettiva partita di campionato. Direi a questo punto che ci possiamo fermare, andiamo in pubblicità, dopodiché ci ritroviamo con la terza parte, anche con le interviste dallo stadio Adriatico Cornacchia. Siamo rientrati con la terza parte di Diretta Stadio, tra poco in collegamento con la Mix Zone dello Stadio Atletico Cornacchia, dove avremo Paolo Renzetti, poi ascolteremo dalla sala stampa anche le parole dei due allenatori, Zeman e Tedino. Siamo curiosi di sapere come valuterà Zeman questa prestazione, che a noi è sembrata molto positiva nel secondo tempo. Il Pescara ci ha messo cuore, ardore, anche qualità. Magari non siamo ai livelli che Zeman vorrebbe, ma certamente la prestazione della ripresa è stata confortante. Nel primo tempo, nonostante il vantaggio iniziale, Pescara è sembrato un pochino contratto, anche se la gara è stata nel complesso equilibrata. È arrivato Paolo Renzetti. Paolo, allora subito da te per un parere a caldo, no? A pochi minuti dalla fine di questa partita, noi abbiamo detto sicuramente meglio nel secondo tempo il Pescara, anche se nel primo tempo la squadra di Zeman si era trovata per qualche minuto in vantaggio, ma nella ripresa il Pescara ha fatto vedere il meglio, ha avuto anche delle palle gol importanti. Sì, diciamo in generale, Andrea, sicuramente meglio, direi, soprattutto rispetto alla gara con il Brescia, e questo già è un segnale incoraggiante per la squadra, che soprattutto nella ripresa ha fatto vedere anche buone cose. Partita che il Pescara ha rischiato di vincere a metà secondo tempo, ma che poi ha quasi rischiato di perdere al 93esimo, perché non ci fosse stato il miracolo di Fiorillo, Nestorowski avrebbe festeggiato la sua doppietta personale, il Palermo la vittoria. Diciamo che è un risultato che ci può stare, perché Pescara ha avuto le sue occasioni, ma le occasioni le ha avute pure il Palermo. Nel finale due volte Nestorowski, anche al 41esimo c'era stata una conclusione del giocatore macedone che aveva chiamato alla respinta Fiorillo, quindi evidentemente il Palermo non è stato a guardare. Formazione siciliana che era priva di 9 giocatori, non tutti titolari, ci mancherebbe, ma comunque aveva delle defezioni anche importanti. E poi questa gara che nel primo tempo è stata abbastanza particolare, con i due gol, la rovesciata di Pettinari e poco altro, e poi nella ripresa invece sono successe tante cose, ad iniziare dal gol del pareggio di Brugman al primo, dalle occasioni clamorose avute da Pettinari, ancor prima da Mancuso, poi l'episodio incriminato, ne abbiamo parlato prima, in area di rigore del Palermo, e dunque il finale che poi stava per regalare l'ennesima beffa alla formazione biancazzurra con le due occasioni mancate da Nestorowski.
Resta il bottino di un punto in due partite casalinghe, che per il Pescara è molto poco. Tutto questo alla vigilia della gara di domenica prossima a Bari. Però i segnali incoraggianti di progresso rispetto alla gara con il Brescia ci sono stati anche evidenti, perché di fronte c'era una squadra di caratura superiore rispetto a quella bresciana, e dunque evidentemente questa sera possiamo vedere il bicchiere un po' meno vuoto, forse un po' più pieno. Chiedo se è d'accordo con me Riccardo. Riccardo, una partita particolare, anche un po' difficile da commentare, perché il primo tempo ha regalato poche emozioni, due gol e la splendida rovesciata di Pettinari, poi nella ripresa sono successe tante cose, però il Pescara ha giocato sicuramente meglio, direi molto meglio rispetto alla gara con il Brescia. Una partita molto molto particolare, un primo tempo da dimenticare, un secondo tempo invece entusiasmante. Sicuramente chi era allo stadio, chi ha avuto la fortuna di vedere la partita in televisione, si sarà sicuramente divertito. Siamo un secondo tempo con capovolgimento di fronte, siamo stati tutti attaccati veramente alla partita fino all'ultimo secondo. Una gran bella partita secondo tempo, e una partita dove veramente si poteva vincere, si poteva perdere. Il Palermo è una bella squadra, la squadra sicuramente più forte che ho visto dall'inizio del campionato, una squadra che poteva perdere ma poteva anche vincere a fine partita con un miracolo di, io ho detto, ho urlato Santo Fiorillo, perché veramente ha fatto un miracolo l'attaccante solo davanti al portiere, è stato veramente un miracolo. Ti chiedo, poi interloquiremo anche con Andrea Costantini, Paolo Sinibaldi e Matteo Marcheggiani dallo studio, ti chiedo la sostituzione e l'ingresso in campo di Ganz al 43esimo del secondo tempo, come la possiamo commentare? Io l'ho definita una sostituzione alla Valcareggi degli ultimi sei minuti. Ho i capelli bianchi, mi ricordo di questa partita Italia-Germania quando entrò Rivera negli ultimi sei minuti, ecco, considerando il recupero di tre minuti, entrata tre minuti dalla fine, 3-3-6, penso che... Sette per la precisione, che erano quattro minuti di recupero. E ha voluto un po' imitare Valcareggi. Adesso, a parte la battuta, non credo che sia un cambio a tre minuti alla fine, un attaccante per un attaccante, non... Sono quei cambi che non lo so se con che finalità può essere fatto, anche perché Pettinari, devo dire che nel secondo tempo di questa partita ha giocato bene, al di là che poi si è mangiato un gol, ma non è che se l'è mangiato, lui ha tirato, è stato murato dal difensore, è stato anche un po' sfortunato, però il cambio di Ganz è stato veramente così, una cosa, un colpo di folklore di questa partita, che veramente è una partita molto molto altalenante. Beh, Riccardo, allora, forse è dovuto, Andrea, al fatto che Pettinari era stanco. Qualche considerazione? Sì, al di là di questa annotazione c'era Matteo che dice voleva Andrea Costantini, fare una considerazione. Ok, no, era una mia considerazione, ma viriamo su altro. Matteo qui in studio voleva dire qualcosa e fare una considerazione che gira dunque anche a voi. No, io spero che questo risultato e questa prestazione, soprattutto quella del secondo tempo, possano mettere a tacere tutte quelle voci incontrollate che nel corso della settimana scorsa dicevano che si giocava contro l'allenatore, si voleva far sollevare l'allenatore dall'incarico. Sono stato praticamente tartassato di telefonate su questo argomento, quasi ci stavo credendo, poi ho detto ragazzi, ma possono giocare contro l'allenatore, e fortunatamente questa sera hanno dato una dimostrazione che comunque il Pescara è vivo e può dire la sua in questo campionato. E non sta giocando sicuramente contro l'allenatore, che questa sera è stato anche abbastanza, da come ci avete raccontato, è stato anche insultato dai, chiamiamoli, tifosi. Guarda Matteo, ti rispondo e ti voglio dire sì, in parte hai ragione e in parte no, nel senso che la curva a un certo punto l'ha contestato. Il primo tempo, ti dico, se mi avessi chiesto a fine primo tempo se la squadra giocava a favore o contro l'allenatore, ti avrei detto che giocava più contro l'allenatore che non a favore. Poi il secondo tempo no, il secondo tempo la squadra ha reagito, adesso io non so che cosa si sono detti negli spogliatoi, però ti ripeto quello che ho detto a inizio partita. Per quanto riguarda il mister, sicuramente non è la squadra e non è neanche la società che lo vuole mandare via. Se c'è una persona qui che sta facendo di tutto per farsi cacciare, è lui.
tutto questo l'ho detto prima, lo ripeto adesso, considerando che il secondo tempo la squadra comunque ha reagito e gli ha dato una mano per evitare. Però voglio anche aggiungerti che il cambio di Ganza alla fine, se vuoi faccio la persona seria e ti dico, prima l'ho detto come battuta, è una cosa veramente molto, è un po' come il cambio al 38esimo di Koulibaly, sono quei colpi così che veramente vorrei capire. Non l'hai notato, ma c'è stato un primo piano, c'è stato solo un primo piano su Pettinari che è riuscito dal campo se stremato. Posso un attimo. Quindi si vedeva chiaramente che non ce la faceva più a giocare. Sì, se posso un attimo permettermi, Matteo, di ribattere su quello che tu dicevi sui cori verso il presidente Sebastiani e Zeman. Tu hai detto, se vogliamo chiamiamoli tifosi. Io non voglio prendere le difese di nessuno, però i tifosi pagano il biglietto e hanno il diritto di contestare e di applaudire. Noi possiamo poi essere d'accordo o meno sui cori, sull'opportunità dei cori, sulla pesantezza dei cori, però i tifosi del Pescara, che hanno sempre seguito la squadra in casa e in trasferta, e parlo della curva, parlo degli ultra, credo che se pagano il biglietto e pagano il biglietto hanno il diritto di contestare. Che poi noi possiamo essere più o meno d'accordo sui cori, questo è un altro discorso, però no, non è chiamiamoli tifosi, questi sono i tifosi del Pescara, sono quei tifosi che vanno allo stadio sempre, quando le cose vanno bene e soprattutto quando le cose vanno male. Però perdonami, permettimi questa digressione. No, ma sicuramente è il tuo pensiero, però in quel momento criticare come si fa dei soldi. Beh, un mio pensiero, non è un mio pensiero. Criticare la società. Non è un mio pensiero, quando non arrivano i risultati il pubblico non è contento. Scusami, però perdonami, finisco il discorso. Poi essere smentiti nel secondo tempo, perché abbiamo visto completamente un'altra squadra. Quindi ecco perché io dico, bisogna avere comunque una certa pazienza nel attaccare e criticare questa squadra. Bisogna aspettare, siamo alla 12ª partita. Io durante la trasmissione ho detto che comunque una squadra che non gioca come vuole allenatore, ma comunque fa il risultato, perché ricordiamoci che oggi ha giocato contro il Palermo e non ha giocato contro una squadra di un'altra categoria inferiore, quindi per me oggi il Pescara ha fatto una grande partita. Poi il secondo tempo, il primo tempo è stata schiacciata dal Palermo, che è una squadra superiore a livello di organico e a livello di organizzazione di gioco, e quindi ci sta che il Pescara soffre. Che tu in quel momento mi vai a insultare l'allenatore e continui a insultare la società, qual è la finalità? È vero che paghi il biglietto, ma io adesso la prossima settimana o un'altra volta vado in qualsiasi stato, pago il biglietto e faccio quello che mi pare. Non mi sembra che fai il gioco di questi ragazzi. Sì, va bene. Matteo, ma chiudiamo qui. Non vuole essere una polemica. Era semplicemente una. In quel momento i tifosi hanno pensato di fare quei cori. Ripeto, possiamo più o meno essere d'accordo, ma i tifosi pagano il biglietto. Se non sono soddisfatti, contestano. Se non sono contenti, fischiano. Se sono contenti, applaudono. Però mi sembra che dalla curva, al di là di questi cori che sono stati poi sporadici e di qualche secondo, correggimi se sbaglio Riccardo, i tifosi hanno fatto il tifo dal primo al 90esimo, al di là di quei Paolo, il tifo scusate, per la squadra. Mi interrompo perché si è seduto Bruno Tedino, quindi ascoltiamo l'allenatore del Palermo, le sue dichiarazioni in sala stampa. C'è stato nel secondo tempo, insomma, nel primo tempo veramente ci avete fatto paura con la velocità. Nel secondo tempo che cosa effettivamente è successo? Perché la stessa domanda io farò a Zeman. Lei ha avuto un po' di debacle nel secondo, quindi ci tolga questa curiosità. Grazie. Buonasera a tutti intanto. Allora, credo che la partita sia stata una partita di calcio finalmente, per chi vede la partita. Noi siamo venuti qui a Pescara per cercare di fare una partita senza guardia, senza curare moltissimo, diciamo espressamente solo ed esclusivamente la fase difensiva. Siamo il Palermo, siamo una squadra che vuole dimostrare di avere personalità e soprattutto di avere propositività. E questo ci siamo riusciti sia nel primo che nel secondo tempo. Nel secondo tempo il gol dopo 36 secondi sinceramente ha cambiato tutta la partita, perché prendere gol dopo 10 minuti c'è stata una grande reazione. Prendere gol dopo, vincere 2-1 e prendere gol dopo 36 secondi, onestamente piega le gambe anche un elefante. Invece la squadra, nonostante tutto, ha sofferto da squadra,
e alla fine obiettivamente ha avuto anche delle possibilità per vincere di nuovo la partita, ma ripeto, abbiamo rivisto anche degli episodi arbitrali sui quali vi dico subito non vi rispondo, anche se sarebbe comodo da parte mia visto che non era fuori gioco, però io sono abituato a sottolineare le prestazioni della mia squadra. Oggi non mi è piaciuto solo una cosa, che abbiamo preso gol dopo 36 secondi del secondo tempo. Questa è la cosa che mi ha dato fastidio, come ha dato fastidio a loro obiettivamente, perché è un gruppo molto responsabile, è un gruppo molto disponibile, è un gruppo che adesso veramente si sta compattando dopo una retrocessione dell'anno scorso, dopo molti periodi negativi, e quindi questo mi dà enorme piacere. Mister, buonasera, Valerio De Carolis, sono qui, eccomi, buonasera. Ha parlato di gruppo, va bene, è chiaro che l'allenatore deve dare valore al gruppo, però un giocatore come Rispoli, che oggi credo che abbia fatto una partita, a mio avviso, sontuosa, fa la differenza per vincere un campionato, crede anche questo? Perché è chiaro, parlare di Nestorowski è facile, perché comunque le qualità si sanno, però giocatori come Rispoli sono fondamentali. Grazie. Beh, Andrea, non lo scopro certo io, ma dei ragazzi che io ho a disposizione in questo momento delicato della stagione, perché abbiamo veramente tantissime difficoltà, Andrea comunque è un ragazzo eccezionale come persona, ha fatto un paio di mesi di preparazione dove lo voleva andare via, si è allenato quindi diciamo in maniera superficiale, ci ha messo un altro mese abbondante per mettersi in condizione, adesso è in buone condizioni ed è un valore aggiunto per noi. In questo momento abbiamo una perdita devastante sugli esterni, però perché all'esami Rolando e Borganella sono ragazzi che non li si sostituisci facilmente, ma oggi è stato sostituito di nuovo, sono stati sostituiti molto bene da un ragazzo nostro del Palermo, che Luca Fiordilino, ha fatto una partita secondo me eccellente. Calcolate che è un centrocampista che fa all'esterno, quindi a maggior ragione credo che sia da sottolineare questo tipo di prestazione da parte di questo ragazzo. Mister, buonasera, innanzitutto buonasera. Complimenti, perché si sapeva che Palermo era una grande squadra, però abbiamo visto una grande organizzazione, e indirettamente le giro anche i complimenti di Zeman, perché ha detto non è facile, una squadra è difficile da allenare con tutti i calciatori con nazionalità diversa. Volevo chiederle se è soddisfatto della prova e se il risultato è giusto. No, allora, la prestazione, allora, un conto è venire a Pescara, sapere chi c'è di là come allenatore, come squadre e quello che sviluppano, e fare una fase difensiva, e un conto è venire a Pescara a fare la partita. Noi della prestazione siamo stati molto contenti, sinceramente. Potevamo gestire meglio determinati tipi di situazioni, però in questo momento venire qui a Pescara a fare la partita per me è stato grande soddisfazione, perché di solito è il Pescara che fa la partita. E oggi il Pescara, per raggiungere questo obiettivo, è stata tutta sotto la palla e nella propria metà campo per ripartirci. Ognuno di loro fa le proprie strategie, ma per noi è un motivo di soddisfazione andare in trasferta e cercare di imporre il proprio gioco. Oggi siamo riusciti, secondo me, per 55-60 minuti globali nei 90, perché nella parte centrale della partita ha fatto meglio il Pescara, quindi il 2-2 è un risultato che noi accettiamo, perché accettiamo il verdetto del campo. Dobbiamo però fare anche attenzione a mantenere quello che di buono abbiamo fatto finora, molto, e anche cercare di recuperare qualcosa che noi abbiamo perso oggi nelle attenzioni, perché abbiamo preso due gol evitabili, anche se, ripeto, quello che ha cambiato secondo me la partita è stato il gol del 2-2. Mister, lei ha recriminato un po' sulla rete che è stata annullata, no, Cioc, no. Del 3-2. A Cioce? No, non ho recriminato. Beh, ha detto che non era fuori gioco, comunque rivedendo veramente le immagini, il giocatore era leggermente più, più indietro rispetto a coda. Comunque, quello che voglio dire è questo, lei ha detto che 2-2, gol un po' fortunosi, ma è anche vero che il secondo gol vostro
di Nestorowski praticamente è stato lasciato praticamente da solo, ha avuto tutto il tempo per aggiustarsi il pallone e quindi per cercare il tiro a rientrare. Ecco, quello che voglio dire è anche questo: nel secondo tempo il Pescara ha avuto tre ottime palle gol per chiuderla la partita in un momento in cui vi ha messo veramente un po' alle corde. Ma la domanda qual è? No, la domanda è questa: voi avete basato comunque la partita sulle ripartenze? Noi? Secondo, cioè perlomeno per quanto riguarda allora abbiamo visto una partita diversa io e lei, perché se lei stoppa, se lei vede quanti giocatori dietro hanno già toccato la palla tra Struna, Cionek e Zimiski, i tre dietro hanno sempre avuto la palla con il Pescara dietro la linea della palla cercando la ripartenza, ma sono stati 100 minuti così. Mi dispiace, ma io e lei non abbiamo la stessa idea. Grazie, grazie. Buonasera. Abbiamo ascoltato dunque Tedino, molto chiaro nelle sue dichiarazioni. Sì, c'è Paolo Renzetti intanto con Fabio Lupo. Sì, eccoci in diretta con Fabio Lupo, ben rivisto direttore. Buonasera. Intanto un bel commento subito su questo emozionante. Allora Fabio Lupo lo ascolteremo dopo, sì. Ma si è seduto Zeman, ascoltiamo Zeman. Mister, buonasera. Abbiamo visto il Pescara partire molto bene nel primo tempo, poi c'è stato quell'1-2 del Palermo, ma nella ripresa si è visto, diciamo, il Pescara di Zeman, che ha messo veramente in difficoltà la capolista. Si è fatto sentire nello spogliatoio, all'intervallo? Grazie. Io continuo a dire che Pescara è sempre mio finché sto sulla panchina. Poi il primo tempo, è vero che Palermo è una squadra che manovra tanto e... il problema era chiudere la porta, e loro hanno fatto gol sul rimpallo primo, noi abbiamo fatto secondo sul rimpallo e poi penso che come occasione, anche se abbiamo giocato molto meno, ne abbiamo fatti noi più. Mister, buonasera, lei mi sembra di aver capito, dice che il Pescara gioca molto meglio del Palermo. Come occasioni penso che abbiamo fatto qualche occasione da gol di più. No, perché le riferisco le parole del suo collega Tedino, che ha detto che non era facile venire a Pescara e costringere i biancoazzurri a giocare spesso quasi tutti dietro la linea della palla e cercare di ripartire. Di solito le squadre di Zeman fanno la partita loro, invece per 55-60 minuti l'abbiamo fatta noi, forse. La lettura è un po' diversa dalla tua? Non no? È diversa, no. È uguale. Io ho detto che Palermo è una squadra che manovra, che gioca tanto e il problema nostro era chiudere tiro. Io penso che anche lì Fiorivo, penso al primo tempo, non ha fatto una parata. E quello era importante di chiudere. Poi per ripartire siamo ripartiti in medio secondo tempo del primo, anche se anche nel primo avevamo qualche occasione. Che cosa le è piaciuto di più, mister, di questa partita? A me personalmente i primi 20 minuti del secondo tempo. Ma noi ancora sbagliamo tanto, nel senso giocate facile, stiamo complicando, ma applicazione della squadra, lavoro della squadra, dove c'erano poche distrazioni, a parte secondo gol del Palermo, dove sul rinvio del portiere si è trovato giocatore da solo e uno si vede volare 60 metri la palla, di solito la va a attaccare, non la lascia libera. Sono cose che poi magari ci costano tanto, però nell'insieme la squadra mi è piaciuta per applicazione, per la voglia di fare qualche cosa. No, primo tempo meno, secondo tempo molto bello. È stata anche un'altalena di emozioni, mister, perché siete usciti dal campo tre fischi alla fine del primo tempo. A fine partita invece il pubblico ha gradito evidentemente e vi ha applaudito. No, nel primo tempo siamo usciti tre fischi perché si gioca sempre sul risultato, non c'è una valutazione obiettiva su quello che c'è. La gente non vuole che Pescara perde, anche se fa parte del calcio. Fino abbiamo raddrizzato il risultato, sfiorando, ripeto, qualche altro gol. Questa è l'ultima che la faccio, perché di solito insomma
qui a Pescara ultimamente hanno contestato un po' i giocatori, un po' la società. Oggi invece è finito anche lei nel mirino dei tifosi. Volevo sapere se aveva sentito innanzitutto qualche offesa nei suoi confronti, non so, l'invito a tornarsene a Roma. Ma l'ho sentito già di pomeriggio, nel senso che il gruppetto dei tifosi è venuto in ritiro per parlare, come io non volevo disturbare i giocatori, ci ho detto tra mezz'ora, e loro c'erano fretta, quindi hanno cominciato a tornare a Roma, quindi già è precedente. Quindi è successo oggi pomeriggio? È successo oggi pomeriggio, ogni tanto i tifosi ci vengono a trovare. Soltanto anche se è la prima volta che sono. No, dico, il motivo era solo quello dell'attesa, oppure lei pensa che ci sia qualcos'altro? Dell'attesa, perché se arrivati volevano parlare subito. Vabbè. Noi abbiamo regimi. Mister, io le chiedo se è d'accordo con me, se pensa che il Pescara di inizio secondo tempo sia il miglior Pescara della sua gestione da quando è tornato lo scorso febbraio. Quello che somiglia di più alla sua idea del Pescara che dovrà arrivare nei prossimi mesi, immagino di sì. Ma può essere, anche se io li vorrei ancora più aggressivi, più alla ricerca della palla in fase difensiva. Ogni tanto aspettiamo, e come anche lì l'ultima occasione del Palermo, perché abbiamo aspettato troppo e non abbiamo contrastato l'avversario. Comunque. E poi la sua considerazione sulla condizione fisica è un altro dato che probabilmente sta venendo fuori del lavoro fatto nei mesi precedenti, cioè si vede una squadra che c'ha gamba comunque anche nei secondi tempi, parecchio. Vabbè, a valutare così, sì, io spero di no, di solito le mie squadre quando finiscono le partite dicono che vogliono giocare ancora. Oggi c'è tanta gente che è uscita affaticata molto, è Mancuso, è Pettinato. Okay. Un'ultima cosa le chiedo su Carraro, che ha giocato davanti di difesa come centrocampista centrale, se le è piaciuto e se magari è la soluzione, finalmente la soluzione in quel ruolo, visto che si sono avvicendati parecchi ragazzi finora. Vabbè, un ragazzo di nuovo, è un ragazzo che ha bisogno di fare esperienza, penso che la sta facendo, può migliorare perché tecnicamente è bravo, anche fisicamente c'è. Io spero che questi ragazzi riusciranno a crescere e dare qualche cosa sempre di più. Innanzitutto complimenti mister. Se è soddisfatto nel momento topico, quando c'è stata la contestazione contro tutti, i ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato che invece credono in questo progetto. Ma io penso che i ragazzi vogliono dare sempre tutto, poi qualche volta riesce, qualche volta no, però ripeto, noi negli ultimi tempi ci stiamo puntando su verticalizzare di più, oggi l'hanno fatto, certe volte sbagliano anche i tempi, ma è normale, ma ci provano. Grazie. Arrivederci, buonasera. Beh, insomma, conferenza interessante di Zeman, sia sotto il profilo dell'analisi tattica, ma anche per questo particolare che ci ha rivelato, perché la contestazione che c'è stata allo stadio c'era stata già nel pomeriggio, quando un gruppo di tifosi si era recato nel ritiro e questi tifosi volevano parlare alla squadra. Chissà se magari tramite Andrea Coda al microfono di Paolo Renzetti, chissà che non abbiamo qualche altro dettaglio. Sì, perché comunque io stavo attaccando il secondo palo e mi sono sentito travolgere. L'arbitro ha detto che aveva visto, però non ho rivisto le immagini, comunque il comitato è arrivato. Fatto anche male. Sì, vabbè, dai. Andrea, c'è stata un po' di tensione oggi sugli spalti, questi cori alla fine del primo tempo nei confronti del presidente Sebastiani e del tecnico Zeman, ma ti chiedo anche un'altra cosa, perché se ne è parlato anche in conferenza stampa, di questa visita dei tifosi oggi pomeriggio in ritiro. Vogliamo un attimo raccontare che cosa è accaduto? Ma è una cosa normale, perché comunque siamo andati giustamente
e più grandi, anche perché comunque detta fra di noi è una squadra molto giovane e ha bisogno, ecco, di non avere troppe pressioni. Mi ricordo che quando ero giovane anch'io i più esperti comunque si sobbarcavano, e anche i più vecchietti proprio di età si sobbarcavano, ecco, certe responsabilità in più, ed è giusto così. Abbiamo avuto un colloquio tranquillissimo, quindi cioè, non è successo niente di che, ci sta, perché comunque veniamo da un anno pesantissimo, un anno che ha dato noia e fastidio a tutti, che comunque non è stato bello, soprattutto quelli che sono rimasti qua dall'anno scorso, dall'annata disastrosa dell'anno scorso, vogliono cercare, ecco, di rimettersi in pista come è giusto che sia e come merita la piazza, perché come dissi anche l'anno scorso è una piazza che comunque abbiamo visto tutti. Io ho avuto la fortuna anche di vederla, purtroppo mi ero fatto male quando sono arrivato a febbraio, ma ho avuto la gioia di festeggiare con Mister Odd e tutti, abbiamo visto 150.000 persone da Monte Silvano a Piazza della Stazione. È normale che è una piazza che esige tanto ed è giusto così, ed è giusto che come dissi anche l'anno scorso e tante volte anche all'inizio di quest'anno, l'anno scorso nonostante avessimo fatto un campionato veramente disastroso c'erano 13-14.000 persone allo stadio, quindi abbiamo visto anche ai playoff che siamo riusciti a portare 18-20.000 persone, e quindi è giusto così, nel senso che comunque è un momento delicato, venivamo da due vittorie e due sconfitte, un po' altalenante, è giusto che comunque, come ho detto prima, ci sia una responsabilità da parte anche dei più grandi, ma quello c'è, perché comunque i ragazzi giovani sono bravi, però è anche vero che non bisogna, ecco, sobbarcarli di troppo carico, ed è giusto così che siamo andati noi. Ti chiedo un'ultima cosa da parte mia, Andrea. Quanto va sottolineata l'importanza di questo pareggio? Perché non ci dimentichiamo che è arrivata contro una grossa squadra e nel secondo tempo il Pescara ha fatto questo piccolo salto di qualità. Quindi diciamo ripartire da questo anticipo per iniziare oggi il campionato? Certo, sicuramente come ho detto prima, avevamo iniziato alla grande la partita, siamo trovati 1-0 subito, quindi... poi come ho detto prima, in due occasioni che tra virgolette non si sono inventati nulla di che, come purtroppo ci capita spesso, siamo andati addirittura sotto, e nel secondo tempo ce la siamo giocata, anche se secondo me abbiamo avuto qualche palla gol in più e ci è mancato il 3-2. Perfetto. Andrea, l'ultima battuta, c'è la gara di Bari domenica in attesa tra l'altro che arrivi Fiorillo, una gara importante che potrebbe essere ancora più importante per cercare di tornare alla vittoria in una sfida molto sentita anche dai tifosi del Pescara. Certo, è una partita fondamentale e come ho detto anche l'altra volta nell'intervista, ci sono campi difficili, non c'è un campo facile in Serie B, ma questo nulla toglie che noi, come abbiamo visto, siamo riusciti a vincere a Parma, vinto a Carpi, quindi andiamo là per giocarcela. Ecco. Grazie Andrea Coda, difensore del Pescara. Sta arrivando Fiorillo con le sue parate miracolose nel finale. Allora c'è Cionek prima di Fiorillo, prego. Buonasera, punto importante, bella partita, ha detto Tedino in conferenza, finalmente una bella partita di calcio. Chiaro che il miracolo di Fiorillo alla fine vi ha rovinato un po' la serata. Sì, sicuramente, quella parata lì ha lasciato un po' di un sapore di sconfitta a questo pareggio, però anche loro hanno creato tante occasioni, attaccano intanto, era una partita che aspettavamo noi, però anche noi siamo venuti qua per vincere, e per questo motivo la partita è stata bella per quelli che sono venuti qua a guardare. Vi aspettavate questo Pescara? Era questa la squadra che pensavate di incontrare? Sì, era quello che abbiamo preparato. Loro sono una squadra particolare, un allenatore che tutti conoscono, come vede il calcio, e era quella partita che aspettavamo. Loro attaccano intanto, creano tante occasioni. Noi siamo stati bravi a limitarli, però è un punto che prendiamo con grande umiltà e andiamo avanti. Grazie al giocatore del Palermo. Sta per arrivare Fiorillo, che eccolo qui, il portiere del Pescara, e poi potremo credo chiudere qui in diretta. Ecco Vincenzo Fiorillo. Ripartiamo dal minuto 48. Ciao, buonasera.
il portiere, il difensore del Palermo, ha detto Fiorillo ci ha rovinato la serata. Ma questo non lo so se è vero, perché credo che il Pescara abbia fatto un grandissimo secondo tempo oggi. E la cosa importante è che nelle ultime due settimane forse a livello di atteggiamento non avevamo fatto grandi partite, invece stasera sotto di 2-1 il secondo tempo si è vista una squadra di carattere, una squadra che ha provato con tutta se stessa a mettere in pratica ciò che l'allenatore chiede, spegnendo anche qualche voce infondata che diceva che questa squadra non era con il mister, robe ridicole secondo me, e quindi sono felice che sia arrivato un tipo di gioco nel secondo tempo che inizia a avvicinarsi all'intensità di quello che chiede il mister, perché noi a volte non ci siamo riusciti, ma non per questo dobbiamo mollare. Ecco, questo è un campionato stranissimo, abbiamo in rosa tanti ragazzi che escono dalle primavere. Perciò sta a noi prenderci qualche responsabilità in più, ma senza caricare questa squadra di pressioni, perché questa squadra non c'entra nulla con quella del mister di 5 anni fa. Questa cosa va messa bene in chiaro, perché forse qualcuno si era dimenticata, cerca ancora in noi i vari Insigne, Immobile e Verratti che non ci sono in questa squadra, lo sappiamo. Siamo una squadra che se vuole fare bene deve fare tutte le partite con l'atteggiamento del secondo tempo. Oggi c'è stato un ottimo secondo tempo da parte del Pescara, anche una risposta a quei cori che c'erano stati, erano arrivati dalla curva sul finire del primo tempo. Io chiedo a te quello che ho chiesto ad Andrea Coda: cosa è successo oggi pomeriggio in ritiro, perché sono arrivati dei tifosi che hanno chiesto di parlare con la squadra? Ma no, niente, sono sincero, c'è stato un confronto pacifico, senza alcun tipo di problema, ma una chiacchierata dove giustamente è stato rimarcato magari un atteggiamento poco battagliero nell'ultima partita in casa, e ne abbiamo preso atto, perché appunto non è stata una critica sbagliata. Però a maggior ragione appunto sono felice di oggi, perché questa squadra ha iniziato a far intravedere quello che chiede il mister e dobbiamo credere fermamente in quello che facciamo. Ultima da parte mia, perché poi Fiorillo ci deve salutare, raccontaci però quella parata al 48esimo, perché è stata spettacolare. Beh, sono contento, perché alla fine è stata una parata che ha portato il punto a casa, perché sarebbe stato davvero brutto perdere oggi. E hai anticipato un po' Nestorowski come su un rigore, buttandoti un po' prima? Ho anticipato, perché onestamente in settimana con il mister Nanni studiamo gli attaccanti, avevamo visto che aveva preferenze in quel tipo di tiro, e in una situazione così disperata, ecco, fa parte appunto della preparazione che c'è durante la settimana. Siccome mi faccio un mazzo come una casa, ogni tanto una parata mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto. E si è visto non solo oggi, nelle ultime settimane, il vero Fiorillo. Chiedo al portiere del Pescara: che cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa, al di là del fatto che oggi sei tornato ad essere il titolare di questa squadra? Ma io sono partito in ritiro con in testa l'idea che era quella di guadagnarmi il posto, e così ho fatto e faccio tutti i giorni. E quest'anno ho la fortuna di lavorare con un grande preparatore che ha lavorato alla Roma con portiere come Szczęsny e De Santis, e sono convinto che a 27 anni ancora mi potrà migliorare tanto, e credo fermamente nel lavoro che facciamo. Parole grazie al portiere del Pescara Vincenzo Fiorillo, grande protagonista di questa partita, e siamo davvero in chiusura. Abbiamo ascoltato tra l'altro Andrea durante la conferenza stampa del tecnico del Pescara Zdenek Zeman, abbiamo ascoltato il direttore sportivo del Palermo Fabio Lupo, tra l'altro pescarese, a cui abbiamo chiesto anche dell'episodio incriminato della gomitata di Coda di Rispoli a Coda. Ne ha parlato anche Coda, confermando quello che si era visto dalle immagini TV. Dunque potrete riproporre tra poco le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Lupo, che ha preferito non parlare di questo episodio. Io vado a concludere invece qui dalla mix zone dello stadio Adriatico, dopo aver ascoltato i due giocatori del Pescara, il Čoković del Palermo, anche Fabio Lupo, e ovviamente in conferenza stampa i due allenatori. Ringrazio Gaetano Tereo, Stefano Recanati per l'assistenza tecnica, e restituisco definitivamente la linea allo studio. Buona serata. Grazie a Paolo Renzetti, stiamo per vedere gli highlights. Io ne approfitto per andare a fare
un'ultima battuta in estrema sintesi però, Matteo, perché poi dobbiamo vedere gli highlights, ascoltiamo Lupo e ci salutiamo. Qualcuno ti ha definito l'avvocato di Sebastiani, forse ci tenevi a precisare questa cosa. No, per il resto abbiamo ascoltato Fiorillo che ti ha dato un po' ragione, perché ha detto Fiorillo: con questa prestazione abbiamo risposto a quelle critiche ridicole che dicevano, che parlavano di noi contro l'allenatore. Ti ripeto, io la scorsa settimana, anzi la settimana questa qua che è stata successiva alla partita del Brescia, sono stati inondati telefonate, altro po' dovevo spegnere, di persone che mi dicevano: giocano contro la squadra, ma tu che sai, tu che non sai, io non so proprio niente, ma mi sembra strano una cosa del genere, anche perché quando hai un allenatore come Zeman cerchi di metterti in luce, perché comunque si accendono dei riflettori sulla squadra, quindi giocare contro un allenatore che ti può dare la possibilità di fare carriera nel calcio e di scalare, poi vediamo lo stesso Verratti che dalla Serie B è passato alla Champions League, è fuori luogo, quindi è una cosa che sei l'avvocato di Sebastiani? Ma no, guarda. Allora, io ho una mia teoria che fondamentalmente viene da una logica. Innanzitutto io non mangio con Sebastiani manco lo conosco e neanche ci salutiamo. Voglio sottolineare una cosa: fare calcio oggi è molto molto difficile. Tu pensa, Andrea, se domani mattina ti apri la partita IVA e vuoi aprire una ditta e lavorare, lo Stato tra tasse, IVA, IMSS ti tartassa. Questo nel piccolo, figuriamoci in una società di Serie B che è una società che ha degli introiti pazzeschi, ma anche delle uscite altrettanto pazzesche. Quindi fare calcio oggi è veramente impossibile. Cioè, i vari Berlusconi, i vari Moratti se ne sono andati dal calcio. Okay, quindi cioè, nome di questa... presidenti come Sebastiani, che con tanto sacrificio, tanto impegno, fanno calcio e continuano a fare calcio e fanno vedere calcio in una piazza come Pescara, secondo me sono da ringraziare. Nelle piazze vicino a Pescara, ma anche Como, Ancona, ma lo stesso Modena, che non hanno la possibilità di comprarsi i borsoni della squadra, escono con le buste della spazzatura. Okay. Cioè, secondo quindi me, dici, finché abbiamo una società che è solida e garantisce un calcio di un certo livello, cioè, ci dà la possibilità a noi di essere qui in altre piazze come in Abruzzo, non si parla più di calcio. Quindi ecco perché Sei stato chiaro, Matteo. Dobbiamo però accelerare perché c'è anche il TG e abbiamo altri contenuti da mostrarvi. Allora, subito gli highlights della partita con l'ausilio di Maurizio in regia. Andiamo a vedere le immagini salienti di quella che è stata una bella partita, soprattutto nel secondo tempo, con quattro gol che si sono realizzati nel Pescara. Dunque, solito 4-3, ma con queste novità: Crescenzi a destra, c'è la coppia di anziani, Coda e Bovo, e poi confermato a centrocampo Carraro in regia con Palazzi e Brugman Mezzeali, davanti Capone al posto di Benali, confermati Pettinari e Mancuso. 3-5-1-1 per il Palermo di Tedino, con le tante assenze la formazione era quella che era stata annunciata nelle ore antecedenti il match. Il Pescara parte bene perché al decimo, sul lancio in profondità di Coda, Capone elude la trappola del fuorigioco di una difesa del Palermo disattenta e batte in uscita l'estremo difensore Posavec. La risposta del Palermo 8 minuti dopo, con il pareggio di Ivailo Ciocev, l'assist di Rispoli che ha sfondato sulla destra dopo l'assist in profondità di Nestorowski, a sua volta agevolato da un rimpallo. Il Pescara ci riprova con questa azione di Pettinari, un tiro cross deviato in calcio d'angolo. Poi ancora il Palermo con questa conclusione di Potenza di Matoiaialo, palla deviata in calcio d'angolo. Un traversone di Mancuso dalla destra, esce a vuoto Posavec, ma non ci sono conseguenze per il Palermo, che anzi va al raddoppio nel finale del primo tempo, al 38esimo, questo triangolo involontario tra Coronado e Nestorowski, conclusione bellissima a giro dell'attaccante della nazionale macedone, e il Palermo è in vantaggio nel finale sempre di primo tempo. Poco prima dell'intervallo, questa bellissima girata di Pettinari neutralizzata da Posavec, una prodezza quella di
di pettinari, ma Posavec ha detto no. E così finisce il primo tempo. Lo sguardo perplesso di Daniele Sebastiani, che però ritrova il sorriso, come tutti i tifosi del Pescara, che lo avevano anche contestato, soprattutto in curva, contestati lui e Zeman, ma appunto sorriso ritrovato con il gol di Brugman dopo 36 secondi di secondo tempo. La palla di Mazzotta, una correzione da parte di Muraschi, la palla arriva a Brugman che di giustezza la mette dentro. Brugman che con un rimpallo aveva dato il là all'azione che Posavec aveva neutralizzato su Capone. Questo è un cartellino giallo ai danni di Carraro, poi gol annullato giustamente per fuorigioco di Leonardo Mancuso sull'assist molto bello di Capone, lo sguardo di Zeman e poi un'altra palla gol per il Pescara, palla recuperata da Pettinari, Capone va in profondità, assist perfetto per Mancuso che controlla, scavetto e palla di pochissimo alta. E qui si rammarica la stizza del presidente Daniele Sebastiani. Il Palermo con il cross di Muraschi, il gol trovato da Ciocev, sarebbe doppietta ma il gol viene annullato per un fuorigioco assolutamente millimetrico. O non c'è questo fuorigioco o se c'è è davvero millimetrico, a voi chiaramente la decisione se sia o no fuorigioco. Questa invece è la risposta del Pescara con Pettinari che viene murato, la sua conclusione era porta vuota, sarebbe stato il gol del 3-2, poi un sinistro di Crescenzi smorzato in calcio d'angolo, finale tutto cuore del Pescara, ma il Palermo non sta a guardare perché anche la squadra di Tedino vuole i tre punti. C'è questo tiro tuttavia debole del centrale Sciminski, poi Brugman mette in mezzo da calcio piazzato, non arriva però Pettinari che è stremato e all'87esimo sarà sostituito da Ganz che giocherà una manciata di minuti. Cartellino giallo per Coda per questo fallaccio, poi sarà ammonito anche Bovo nel finale. Intanto vediamo questa azione con il tiro a giro di Nestorowski e la parata di Fiorillo che smanaccia, poi va a perfezionare il Pescara con questo disimpegno. Ecco la munizione che vi avevamo detto per Cesare Bovo, dunque ammoniti due centrali del Pescara. Nel finale Ciocev inventa, palla per Nestorowski, posizione regolare, Fiorillo miracolo, un gatto qui Fiorillo al 47esimo evita la beffa al Pescara e permette dunque ai biancazzurri di portare a casa almeno un punto meritato. Potevano essere tre perché le occasioni come avete visto non sono mancate, ma non sono mancate neanche al Palermo che poteva vincere in particolare alla fine. Recriminazioni per quel gol di Ciocev, recriminazioni per il Pescara per un episodio che non è stato contemplato negli highlights, una gomitata, un colpo furtivo di Rispoli ai danni di Coda, potevano essere, anzi a nostro avviso c'erano gli estremi per il calcio di rigore benché l'episodio fosse avvenuto a palla lontana. Dobbiamo chiudere, grazie a Matteo Marchegiani. Grazie a voi, buonanotte. Grazie in regia a Maurizio Daguini, in redazione a Jacopo Forcella, grazie a chi ha lavorato dallo stadio Adriatico Cornacchio, in particolare Gaetano Tereo e Paolo Renzetti. Ci lasciamo con l'intervista che abbiamo registrato con il DS del Palermo Fabio Lupo, poi la sigla e poi il TG6. Grazie e buonanotte. Eccoci in diretta con Fabio Lupo, ben rivisto direttore. Buonasera. Intanto un bel commento subito su questo emozionante 2-2, lo possiamo dire? Sì, sicuramente emozionante. Io dopo il primo tempo avrei preferito invece una partita addormentata, magari da portare poi a casa con i tre punti. Invece Pescara è stato bravo a sfruttare questa occasione e a quel punto lì noi invece abbiamo perso l'abbrivio della partita, il controllo della partita e ci siamo esposti proprio a quel tipo di giocata che rende il Pescara di Zeman particolarmente pericoloso, cioè con dei tagli, lasciando un po' di spazio alle nostre spalle e abbiamo rischiato qualcosina. Poi nel finale invece abbiamo ripreso di nuovo in mano il possesso della gara e lì abbiamo costruito qualcosa di importante, questo gol dubbio, ma così lo dico tanto a titolo di cronaca, non per polemica o altro, e poi abbiamo avuto questa occasione clamorosa un minuto dalla fine, quindi rimane un po' di amaro in bocca perché sostanzialmente potevamo portare a casa la vittoria, però il pareggio onestamente non si può dire che non sia giusto. A proposito di dubbi, dalle immagini televisive si è vista una gomitata di Rispoli in area di rigore del Palermo su Coda. A termine di regolamento c'era l'espulsione di Rispoli e il calcio di rigore per il Pescara. Anche questo è un episodio molto dubbio che le immagini della televisione hanno mostrato chiaramente. Sì, ma io lo sapete, non è che mi piace sottilizzarlo. È un episodio decisivo questo però, sì, rigore con un'espulsione di un giocatore. Ce ne sono stati anche altri decisivi all'inizio, possiamo lamentarci di altre cose.
insomma, non mi piace far polemica, io commento. No, ma è un dato di fatto, commento, non è una polemica. Sì, è un dato di fatto, ma non, ripeto, non voglio rispondere su questa cosa qui. Io esamino, sono abituato a esaminare la partita nel suo complesso, credo che, ripeto, il risultato sostanzialmente sia giusto, rimane solo un po' di amaro in bocca per noi, perché l'avevamo in mano, la partita invece l'abbiamo rimessa in gioco, tutto qui al di là degli episodi. Lupo, andiamo un po' a analizzare questa partita, perché al di là del gol di Capone nel primo tempo avete dato la sensazione di essere squadra dominante in campo, nella ripresa per mezz'ora avete sofferto tanto il primo vero Pescara Zemaniano dell'anno e poi Nestorowski è saltato su per Fiorillo. Come si spiega questo cambio di atteggiamento, o meglio questo cambio di inerzia nell'arco dei 90 minuti? Sì, siamo rientrati in campo convinti di poter continuare sul canovaccio costruito nel primo tempo, quindi controllando la partita, palleggiando. Ed essendo poi in vantaggio pensavamo che avremmo potuto trovare degli spazi dove andare a fare male. Invece abbiamo preso gol, questo gol ha dato entusiasmo al Pescara, che in quel momento lì era un po' in difficoltà, e ha tolto a noi qualche certezza. Il Pescara è stato bravo a sfruttare questo momento di confusione nostra e a creare due o tre situazioni magari pericolose dove potevano anche passare in vantaggio loro. Bravi noi poi a riprendere la partita nel finale e a riportarla, a riindirizzarla a nostro favore, però ripeto, il risultato sostanzialmente è giusto. Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Perché nel secondo tempo c'è stato spettacolo, nel primo invece le due squadre hanno fatto poco al di là dei due gol e della rovesciata di Pettinari. Sì, perché il primo tempo fatto il gol il Pescara, noi abbiamo avuto una buona reazione, per avere una buona reazione abbiamo espresso secondo me anche un discreto calcio. Poi una volta passati in vantaggio abbiamo cercato di controllare la partita e fisiologicamente la partita è stata meno interessante da un punto di vista spettacolare. Credo che la diagnosi sia tutta qui. Adesso non faccio quest'ultima domanda come direttore del Palermo, ma come amico dell'Abruzzo, Fabio Lupo. Che giudizio dà di questo Pescara? Non da direttore del Palermo, da Fabio Lupo. È una squadra che ha ancora davanti a sé dei margini di miglioramento, oggi ha fatto vedere che qualcosa incomincia a produrre del calcio zemaniano, deve continuare su questa strada, penso che sia sulla strada giusta. Come ho detto anche in settimana, le squadre di Zeman hanno bisogno di un pochino di tempo per assimilare certe giocate. Questo Pescara lo sta facendo, nel corso del secondo tempo lo ha dimostrato, credo che sia questa la strada giusta. Grazie, grazie direttore. Grazie. Grazie. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.